stati tanti e numerosi. Ringrazio il professor Gennaro De Crescenzo, presidente del movimento neoborbonico, di essere qui. Devo dire, glielo dico con molta franchezza, che da una parte sono molto contento che sia qui perché mi sembra una buona occasione, siamo contenti di ospitarlo qui con Alessandro la Terza, Maria la Terza è qui. Dall'altra parte mi dispiace che sul sito del movimento sia apparso un comunicato che dice che Alessandro Barbera e la Terza rifiutano il confronto pubblico, perché quando è apparso... L'abbiamo aggiornato. L'avete aggiornato, mi fa piacere. Quando è apparso avevamo già chiesto... Ieri mattina c'era ancora. Ieri mattina c'era ancora, abbiamo già cominciato. L'ultima volta che l'ho controllato ieri mattina c'era. Vabbè, comunque, quando hanno cominciato ad arrivare le mail, noi abbiamo già cominciato questo confronto. Volevo ringraziare Lino Patruno, che introdurrà e coordinerà questo incontro. A noi faceva particolarmente piacere, ci tenevamo molto che fosse lui, perché come voi sapete, molti di voi sanno, Lino si è occupato da molti anni di temi vicini, non di Fenestrelle ovviamente, ma di temi relativi, diciamo, alla questione del Sud, che vorremmo anche trattare, perché diciamo partiremo da Fenestrelle, ma vorremmo trattare anche del tema che ci sembra stia dietro questa discussione, ed è meglio esplicitarlo, che è il tema dell'idea che da Sud ci si fa dell'unità d'Italia, dell'unificazione. Naturalmente è ovvio, lo sapete tutti, potremmo fare un analogo dibattito del Nord, perché anche al Nord ci si fa una certa idea tutta da discutere, però oggi discutiamo di Fenestrelle, discutiamo di questa questione. Vorrei da ultimo ringraziare Alessandro Barbero. Un editore non dovrebbe ringraziare l'autore perché si lavora insieme, però in questo caso ci terrei a farlo perché per almeno due motivi. Primo, perché Barbero è uno studioso impegnato, serio, ma anche molto curioso. Lui è un medievista, come sapete, ha studiato, ha ricercato, ha fatto studi importanti sul Medioevo, ma da sempre, ormai da molti anni, si occupa anche di territori lontani dal suo specialistico. Si è occupato, per esempio, in un bellissimo libro dei barbari e di come avviene, come dire, la cosiddetta invasione barbarica in Italia. Si è occupato più recentemente di Lepanto, della battaglia di Lepanto, di Waterloo. Non sono moltissimi gli studiosi, e questo lo posso dire con molta serenità, che avrebbero accettato di rispondere prima che stasera, voglio dire, anche solo sul sito, alle tante mail che sono arrivate subito dopo l'uscita del libro, anche molto critiche nei suoi confronti, francamente con dei paragoni anche, a mio parere, come dire, totalmente fuori luogo. La prima mail che è arrivata diceva: affidare a un piemontese di parlare di Fenestrelle è come dire a Goebbels di parlare di Auschwitz. Ora, francamente, voglio dire, uno può avere le opinioni più diverse, ma il paragone mi pare totalmente fuori luogo. Vi invito a leggere un libro non di La Terza, di Einaudi, che si chiama Armi, acciaio e malattie, di un signore che si chiama Diamond, che è un ornitologo, che fa vedere come lo sviluppo dell'Occidente, maggiore che rispetto ad altre parti del mondo, si deve allo scambio, al fatto che l'Occidente, anche per via del suo clima, ha avuto uno scambio più forte. Quindi lo sviluppo non si fa attraverso la chiusura. E non è affatto vero che perché tu scambi perdi la tua identità, anzi la puoi rafforzare. Quindi sono molto grato ad Alessandro Barbero perché ha fatto qualcosa che non era ovvio. Dal primo giorno ha cominciato a rispondere alle mail e c'è stato un confronto molto serrato, credo abbastanza unico, perché almeno a noi non era mai successo una cosa del genere. Non so se succede spesso ad altri editori, ma si è creata una discussione forte, vera, a tratti appunto anche con punte che mi sono sembrate francamente esagerate, ma con un tema molto forte dietro. E qui lascio la parola a Lino Patruno, che è un maestro su questo tema. Questo libro del professor Barbero, che I prigionieri dei Savoia, la vera storia della congiura di Fenestrelle, poi le chiederò immediatamente con una risposta fulminante perché congiura, lo chiederò anche a Gennaro De Crescenzo, va a toccare non un argomento qualsiasi, ma un argomento che nella epopea meridionale, quella portata avanti dai movimenti meridionali, eccetera, è una sorta di sacralità, come se fosse un altare della patria, dei vinti cosiddetti durante il Risorgimento, perché lì, secondo i movimenti meridionalistici, è venuto tutt'altro che quello che lei afferma invece nel suo libro, cioè
portati dai soldati in una caserma e non in un campo di concentramento per un'operazione, diciamo, militare normale, perché quei soldati poi dovevano diventare, dovevano entrare nel nuovo esercito italiano, mentre i movimenti meridionali, il movimento neobolbonico in particolare, parla di deportazione, di campo di concentramento, di stile Auschwitz, eccetera. Tanto per cominciare, professore, allora, questa domanda secca con una risposta secca, poi risponderà pure il professor De Crescenzo, perché congiura? La congiura di Fenestrelle è un episodio specifico all'interno di questa vicenda, di ciò che è accaduto ai 100.000 soldati dell'esercito borbonico al momento dell'Unità d'Italia. All'interno della vicenda di quelle migliaia di loro che sono stati portati al nord, c'è poi una vicenda specifica. A un certo punto, la racconto in due minuti, precisando che è stata messa come sottotitolo soltanto perché sembrava un episodio, come dire, avvincente, e ci è piaciuto metterlo in evidenza. A un certo punto ci sono dei soldati di origine meridionale, ex soldati dell'esercito borbonico in parte, non tutti, in quel momento in servizio nell'esercito italiano e di stanza a Fenestrelle, che a un certo punto vengono arrestati perché si è sentito che si dicevano fra loro: potremmo, visto che siamo in tanti, impadronirci del forte mentre gli ufficiali sono fuori a pranzo, prendere le armi e poi chissà che cosa. I giornali dell'epoca, che sono vivacissimi e non alieni dall'ingigantire i fatti, essendo giornali italiani. Non entri nel merito, professore. Lo so, ragione, però purtroppo. Allora, ha spiegato perché. No, un attimo solo. Quella congiura avviene. Vengono arrestati 10 uomini con l'accusa di cospirazione contro la sicurezza dello Stato, processati e assolti per non aver commesso il fatto. Questa congiura viene raccontata in moltissimi siti come una congiura che avrebbe coinvolto migliaia di uomini e per la quale vi fu una dura repressione. Gennaro, questa congiura, solamente sulla congiura. Salve, buonasera a tutti. In realtà mi faccia spendere due parole per il sito neoborbonico, che da circa 10 giorni pubblicizza ovviamente questo incontro di oggi. In archivio invece c'è un articolo che noi in qualche modo lanciamo all'indomani di una notizia che raccogliamo a Napoli. Sapemmo cioè che il professor Barbero era stato a Napoli, in una piccola libreria, insomma molto più piccola di questa qui, nel quartiere del Vomero, per presentare il suo libro circa 15 giorni fa. Quello che ci meravigliò, devo dire, dal punto di vista organizzativo, infatti poi facciamo presente la cosa anche ai responsabili, alla terza, è che in realtà io ho fatto 500 km con il piacere di stare a Bari, perché Bari è una città splendida, tutte le volte che ci torno la trovo ancora più bella, però io ho fatto 500 km di fiore del mattino, farà un dibattito con il professor Barbero a Torino, ne farà 2000 di chilometri, e il professor Barbero viene a Napoli ma non lo dice a nessuno di noi. Forse la cosa più semplice dal punto di vista organizzativo potrebbe essere l'organizzazione di un dibattito a Napoli, visto che il professore è passato a Napoli, io ero a Napoli, Di Fiore era a Napoli, facevamo una cosa in un teatro, in una sala più grande, insomma, mi sembrava... Va bene, Gennaro, era va bene, ok, questo l'abbiamo capito. No, la congiura di Fenestrelle, io sono d'accordo con il professore, tra l'altro, perché non è che io ho letto il libro, non lo condivido al 98-99%, ma sulla congiura siamo d'accordo. In realtà la tecnica utilizzata dal professor Barbero in tutto il testo è esattamente quella della congiura, che è anche sottotitolo del libro, non a caso. Mi faccia dire anche due parole sul titolo del libro, che è, credo, ambivalente, a fini, credo, ovviamente anche culturali, commerciali, evidentemente, perché chi legge un titolo come I prigionieri di Savoia, me lo lasci dire, professore, cade nel trappolone del filone del revisionismo e quindi pensa che questo libro possa risolvere finalmente il problema dei prigionieri di Savoia, invece le posizioni sappiamo che sono totalmente diverse. Quindi, insomma, i fini immondi che ci sono stati attribuiti quando si parla di la congiura è sintomatica di un aspetto, la parte per il tutto. Il professore molto spesso nel suo libro, che ho letto 3 o 4 volte, usa la parte per il tutto, usa dei documenti o degli episodi singoli ingigantendo. Stai entrando nel merito, va bene, poi andremo. Una cosa che mi ha molto colpita, glielo dico onestamente professore, dal punto di vista proprio del peso delle parole. Lei parla di mistificazione mediatica, eccetera, per fini immondi. Non è frequente, diciamo, in un dibattito. Si chiude così. Un attimo, adesso chiedo quali sarebbero questi fini immondi, poi dopo che li ha detto, tu mi dici perché per te sono o non sono immondi. Allora, diciamo, quando io ho pubblicato questo libro, e già prima, quando mi è capitato di accennare a questi problemi in televisione,
ho immediatamente ricevuto una valanga di email di insulti violentissimi e razzisti, che posso citare, potrei citare se avessi il tempo. Il libro è già pubblicato? Il giorno stesso in cui il libro è uscito, sì, ma già l'anno prima. Ma quando... Finimondi l'ha scritto prima, allora. No, allora, già l'anno prima, avendo accennato in televisione a questa cosa, ho ricevuto una valanga di mail di insulti violentissimi e razzisti, che si sono poi replicati adesso. E andando a vedere mi sono reso conto che il tono dei siti internet che parlano di queste vicende è molto spesso di una violenza sconvolgente ed è alimentato da un feroce odio di parte d'Italia contro un'altra parte d'Italia. Ora, chi scientificamente reinventa il passato italiano per alimentare questo tipo di odio, in questo caso del sud contro il nord, ma il reciproco sarebbe altrettanto immondo, secondo me alimenta qualcosa di veramente immondo. E se non lo fa apposta, posso aver sbagliato a parlare di fini, ma è perfino anche peggio, se non lo fa apposta ma non si rende conto di quello che sta creando. 10 secondi, una piccolissima galleria. Il professore si è meravigliato, anche il dottor Laterza, delle reazioni che ci sono state sul blog di Laterza, in particolare con delle risposte abbastanza piccate da parte di alcuni personaggi, stavo parlando di una ventina di interventi. Il professore chiude il suo libro parlando di fini mondi, è l'ultima frase che usa per chiudere il libro, quindi non a caso, insomma, quando si scrive un libro l'ultima frase è quella che pesa di più. Il professore dice, a proposito dei suoi interlocutori, diciamo, storiografici, che in realtà non si sa quanto in buona fede hanno creato queste strumentalizzazioni. Non si sa, si tratta di invenzioni storiografiche e mediatiche tanto più ignobili in quanto rivolte a un'opinione pubblica frustrata. È una pubblicistica, quella neoborbonica, sconsiderata. È una pubblicistica al di sotto dei livelli accettabili di correttezza storiografica. Questi autori sono responsabili di furibonde mistificazioni. Questi autori sono, lo dicevamo prima, autori di spudorate invenzioni e sono artefici di stravolgimenti della storia per fini immondi e per interessi di carattere personale. Io mi chiedo, quando uno scrive su un libro pubblicato per una grande casa editrice come Laterza, quali reazioni si può creare se non queste. Qui inevitabilmente qualcuno si sente un po' toccato da quello che dice il professore, che poi tra l'altro si chiama eterogenesi dei fini, in qualche modo scatena questo tipo di reazione utilizzando questo linguaggio di cui lui accusa gli altri, che è veramente un po' paradossale come atteggiamento. Quindi insomma, devo dire, prima di scrivere e dire delle cose, inevitabilmente ogni azione corrisponde a una reazione, è inevitabile che sia così. Posso rispondere però su questo? Va bene, perché... professore, adesso... Adesso lei ha 10 minuti per rispondere su questa questione dell'immondo e per esprimere le sue tesi rispetto a Finestrelle. Comincia lei, perché il suo libro è, diciamo, ha dato il via a tutte queste cose, dopo risponderà il professor De Crescenzo con possibilità di una replica, perché così va. Prego. Io vorrei brevemente, come dire... chiudere i discorsi che lui giustamente ha aperto. Il comunicato stampa che voi avete pubblicato, quando avete scoperto che io facevo una presentazione a Napoli alla libreria Loffredo, dice testualmente: il professor Alessandro Barbero, nonostante numerose richieste di sfide e dibattito, non ha previsto finora dibattiti o confronti. Questo lo avete postato il 21 novembre, quando lei già il 2 novembre scriveva alla Laterza: d'accordo, allora per il 5 mi va bene, ok, è vero o no? Non aveva avuto nessuna conferma dalla Laterza. Va bene, professore, non aveva avuto tutta la corrispondenza qua stavolta. Professore, la sapienza della Terza ha organizzato questa cosa, quindi noi abbiamo il privilegio qui a Bari di fare questo dibattito, che la cosa che ci interessa. No, però le cose vanno a dente. Così come va detto che lei ha letto una serie di brani del mio libro, come dire, un collage fatto da lei, reimpastato, non una pagina di seguito come poteva sembrare, ha preso delle espressioni. Io in alcuni casi ho parlato di storiografia al di sotto dei livelli accettabili e, convinto come sono che qualcuno lo faccia apposta di seminare odio in questo paese e di stravolgere l'idea del passato per accrescere l'odio fra il sud e il nord, lo considero un fine immondo. Non mi sembra la stessa cosa, poi forse mi sono lasciato trascinare, sì è vero, perché un anno prima, avendo accennato a queste cose in televisione, una serie di cose sono state pubblicate sul sito dell'Istituto Due Sicilie. L'ennesimo falso profeta della storia, poi si lamentano che l'università italiana è distrutta, questo giovane erede di Lombroso. Poi vai a cercare notizie sul professor Barbero e scopri che è torinese doc. E allora tutto diventa chiaro. L'esimio professore... Andiamo al medico del
È il merito questo, signori, purtroppo. Teorie razziste quale quella espressa dal professor, tra virgolette, Barbero, questo saccente professor Ucolo Filo Sabaudo, che ha espresso il suo viscerale razzismo e antimeridionalismo, tipico della incivile cultura lombrosiana da cui deriva. Questo si leggeva sul sito dell'Istituto Due Sicilie. A me è sembrato che un'Italia dove, per aver detto delle cose 3 minuti in televisione, si viene trattati così, sia un'Italia che sta diventando un po' incivile e che alimentare questa inciviltà sia una gran brutta cosa. Poi, entriamo nel merito. Esiste una narrazione secondo cui migliaia e migliaia di soldati dell'esercito delle Due Sicilie sarebbero stati deportati al nord e lì scientificamente sterminati, facendoli morire di fame e di freddo. Io mi sono letto tutta la storiografia, o meglio diciamo tutti i libri, che raccontano questa vicenda o che accennano a questa vicenda. Ci sono libri di autori seri che hanno fatto ricerca e che quando parlano di altre cose citano le fonti, i libri di Gigi Di Fiore per esempio, con cui sarà un piacere discuterne la settimana prossima a Torino. Ci sono libri di storici seri e professionali come Roberto Martucci che quando parlano di altri aspetti del Risorgimento citano le fonti. Ci sono libri di giornalisti del nord e del sud, da Lorenzo Del Boca a Pino Aprile. Nessuno di questi libri, quando sostiene che c'è stato uno sterminio, cita una sola fonte. Che non sia un articolo di giornale dell'epoca che dice poveretti li stanno portando al freddo, certamente soffriranno. Ma non c'è una sola fonte mai citata da nessuno di questi autori. Allora, quello che siamo nel merito, spero di sì, quello che io ho fatto è stato dire, visto che questa cosa è stata detta, ma non documentata e non dimostrata da nessuno, e tuttavia un'infinità di gente ci crede, è diventata parte della nostra cultura comune che ci sia stato questo sterminio, ebbene, a me dispiace non sapere la verità, perché fidarmi di quelli che lo scrivono non posso, non mi citano uno straccio di documento che parli di sterminio o che dimostri questo sterminio. E però non posso neanche sapere cosa è successo davvero finché non vado a vedere io. Allora quello che io ho fatto è stato semplicemente di andare a vedere se la documentazione immensa, perché ogni burocrazia, ogni stato, ogni esercito produce una immensa documentazione. Se la documentazione immensa prodotta in quegli anni permette di ricostruire cosa è successo davvero a quei 100.000 uomini, a quegli 8.000 fra loro che sono stati effettivamente portati al nord come prigionieri di guerra alla fine del 1860 e a tutti gli altri. La documentazione permette di ricostruire in modo molto dettagliato cosa volevano fare di loro le autorità sabaude, cosa gli hanno fatto ed è cosa è accaduto a questa gente. È una storia che non abbiamo il tempo di raccontare nel dettaglio, è la storia di un'epoca di conflitto, di guerra, di traumi, non è in nessun modo una storia di sterminio. Nessuno di loro è stato sterminato. Sono un po' tristi i conteggi che dicono ma non ne sono morti 5, non ne sono morti 40. Potremmo parlare anche di questo perché anche un solo morto è un dramma naturalmente, ma stiamo parlando di guerra, di prigionieri di guerra, di soldati, di epidemie di tifo, di mille cose, d'accordo? Il punto che a me interessa è, si dice, si scrive e si crede che lo Stato italiano tra il 1860 e il 61 ha scientificamente sterminato migliaia di italiani facendoli morire di fame e di freddo, questo non è vero. E lo dicono i documenti. Facciamo parlare Gennaro, per favore. 6 minuti. Dai. Per favore. In realtà devo dire, il professore come fa in tutto il libro continua a fare anche in diretta e dal vivo, perché lui mi cita un articolo di un istituto di Sicilia, non so manco chi siano questi personaggi. Il professore credo che dovrebbe
insomma, usare un po' meglio il mezzo internet, perché lui se si scaglia nel libro contro Di Fiore, contro di me o contro Pinaprile, al pari di come si scaglia magari contro un sito di un tizio che scrive una cosa. Il mondo di internet, professore, è molto vario, c'è di tutto, ci sono gente, persone che si arrabbiano, persone che scrivono delle castronerie anche legate magari ad altre storie, insomma non è che noi possiamo scrivere un libro pigliandosela con un sito che si chiama come Don Chisciotte, con tutto il rispetto, non so chi siano, non si può scrivere un paragrafo del libro per prendersela come Don Chisciotte. Però mi consenta solo una cosa, io mi chiedo però, conti fatti, tutta questa carica e questa indignazione che le parte dalla notizia che qualcuno è andato a commemorare dei caduti a Fenestrelle, che qualcuno forse invece di scrivere che erano 100 caduti ha scritto che erano 1000 o cose di questo tipo. Io mi chiedo, professore, lei dov'era? Quando un signore che ha governato l'Italia fino a qualche giorno fa e che ancora governa ha detto che col tricolore si puliva il sedere. Lei dov'era quando queste persone stanno governando e ha governato anche la sua regione? Il governatore della sua regione, che è il Piemonte, è un leghista, uno della Lega Nord, che con i valori dell'Italia e del Risorgimento sappiamo che cosa hanno combinato. Questa carica di indignazione lei la riserva a chi dice che a Fenestrelle forse non sono morte 40 persone ma ne saranno morte 4. Come dice lei, ma non lo dice nel libro, lo dice adesso, ogni morto è sacro, ogni caduto è sacro. Lei scrive a proposito dei caduti di Fenestrelle, morti negli ospedali, di quei poveracci non so come considerarli, perché in realtà si tratta di poveracci che sarebbero morti, poveracci, no, io lo dice questo, lei, lo dice passo, lei, adesso guardiamo le pagine, lo citi. Si tratta di poveracci, ah no, scrive una cosa, devo dire molto imbarazzante, che dice, in realtà facendo questa affermazione so che potrebbe sembrare provocatoria e quindi non la faccio, però nel frattempo l'ha scritta sul libro, adesso le cito la pagina, insomma dovrebbe ricordarla, il suo libro, e parlando dei caduti negli ospedali, parla di poveracci che non dovrebbero avere tutti questi caduti come, non dovrebbero essere definiti i nostri caduti, perché in fondo sarebbero morti magari di malattie in ospedale. Professore, mi chiedo, per una guerra non dichiarata, come lei stesso dichiara nel libro, chi aveva il diritto di portarsi un militare a 1000 chilometri di distanza dal proprio paese e a 1200 metri e farlo morire in un ospedale di tubercolosi senza avere nella sua mano la mano della mamma o della moglie o del padre? Chi aveva il diritto di farci questo 150 anni fa? Per quale legge? Per quale riforma? Per quale rivoluzione? Lei parla di 58.000 persone, 60.000 persone, secondo i dati della relazione Torre che cita lei, la cita prima di Fiore come fonte tra l'altro, e parla di 60.000 persone come se fossero dei numeri, dice a Civitella è morto in fondo lo 0,7%. Allora lì andiamo su un discorso diverso e io devo dire con grande rammarico, ne ho parlato anche con il suo amico Bostuto diverso tempo, siamo quasi diventati amici, e mi rendo conto che molto spesso le distanze tra noi, a volte, ed è amaro considerarlo, non sono geografiche, non sono storiografiche, ma rischiano di diventare umane. Perché lei mi cita 200 episodi di razzismo antimeridionale e antinapoletano nel momento in cui questi soldati venivano portati. Lei dice portati, noi diciamo deportati, questo è un cavillo. Lei dice campo di concentramento, no, io dico campo di concentramento sì, perché quando si concentrano in un posto 12.000 persone, quello si chiama campo di concentramento. Un signore che si chiama Lemkin, che certamente a proposito di genocidi ne sapeva più di me e più di lei, senza nessun dubbio, dice che in realtà è un'altra cosa contro la quale lei si scaglia, cioè non fu un genocidio. Lemkin, che ha inventato il termine genocidio e che certamente avvocato polacco sapeva che cosa diceva, dice che in realtà il genocidio è quando si commette, quando si compie una serie di atti che sono finalizzati a distruggere i fondamenti essenziali della vita dei gruppi nazionali, la distruzione delle istituzioni, dell'economia, la distruzione dei sentimenti nazionali e perfino della vita. Quando ai soldati gli si chiedeva che cosa vuoi fare, vuoi passare con l'esercito sabaudo o no? E il soldato rispondeva, uno Dio, uno re. Quando quel soldato che lei cita dice, io non sono né italiano né piemontese, ma sono napoletano, bisognava lasciarlo a Napoli, professor, non portarlo a 2000 km e a 1200 metri di altezza, se fosse stato tutto in buona fede, perché magari non le hanno portati lì per sterminarli. Ma lei in tutte le 400 pagine del libro, con le fonti che utilizza, mi scusi, qua viene fuori l'archivista, perché io sono diventato borbonico, non perché voglio parlare di tarantelle di siero, perché magari un mio antenato era nobile, tutt'altro, discendiamo da una famiglia molto popolare dei quartieri bassi della Napoli popolare. Io sono diventato borbonico perché ho studiato per 3 anni archivistica all'archivio di Stato e ci vado tutti i giorni. Io non so quante ore lei ha speso in archivio, come quelle di volo, diciamo, no? Io ho in archivio migliaia di ore di lavoro. E significa che io so che in archivio sono più i documenti che mancano che quelli che sono presenti, e di questo mi rammarico, perché nel suo libro non può ridere di fronte ai morti, professore. La sua risata è la stessa che accompagna i passi nei quali dice che questi soldati ci si sputava addosso e con un pizzico di ironia dice in fondo, poi effettivamente tutti dicevano che erano lurdi, che puzzavano e non si lavavano. Ovviamente dopo settimane e mesi di marcia, di battaglia, come non potevano essere lurdi questi soldati? Lei mi cita il brano nel quale si procuravano le coperte ai soldati. Lei ha il coraggio di citare un brano nel quale si dice che a San Maurizio,
nel campo di San Maurizio, dove erano ospitati fino a 12.000 soldati, in questo campo di San Maurizio la sera ci sono dei resoconti sulla Gazzetta che parla di Torino, che parlano di ufficiali, di soldati napoletani che la sera ballavano le tarantelle e cantavano le canzoni dedicandole agli ufficiali sabaudi. Professore, mi scusi, è una cosa strana, però io so che questa cosa la tocca molto dal punto di vista culturale. Gli stessi esempi sono presenti nei campi di concentramento tedeschi e nazisti, dove gli internati formavano delle orchestrine e suonavano in maniera macabra. Lei mi vuole far credere che quei 12.000, tra quei 12.000 ci fosse qualcuno che lontano migliaia di chilometri da casa sua la sera ballasse la tarantella? E come prima, lei forse non lo crede, ma mi cita la testimonianza. Presso poi mi chiedo, e qui entriamo nel discorso delle archivistiche, lei ha esaminato dei fasci dell'archivio del Stato di Torino, 65 fasci. Io ho avuto una bella corrispondenza con la direttrice dell'archivio del Stato di Torino per diverse settimane e ho chiesto in realtà la consistenza di certi fondi. A parte il dato che in archivio lì a Torino ci sono moltissimi fondi, anche quelli che lei ha toccato, che non sono catalogati, quindi sono di fatto impossibili da consultare. Lei mi parla di materiali relativi a tutto quello che riguarda il mondo militare, cioè l'archivio del Stato di Torino, dal 1821 al 1870, di 2.773 unità archivistiche. 2.773 unità archivistiche, lei ha consultato 65 fasci. È uno. Due, la stessa dottoressa, direttrice dell'archivio, mi dice che queste unità archivistiche, si tratta insomma di fondi consistenti con migliaia di documenti, non hanno strumenti di corredo. Chi sa l'archivistica significa che la ricerca da fare su queste carte è al buio, non sono catalogate per anni, non sono catalogate per temi, non sono catalogate per zone. Lei, devo dire, con la presunzione che accompagna tutto il libro nel senso etimologico, non di aggettivo, cioè lei presume, nel senso che dà per scontato certe cose che poi nella realtà dei fatti non si verificano archivisticamente parlando, dà per scontato che ha tutte le carte dell'archivio del Stato di Torino. Lei è stato per caso all'archivio centrale dello Stato di Roma, dove ci sono migliaia di fondi che parlano di questi temi, brigantaggio incluso, e per brigantaggio diamo anche pagine di storia legate ai soldati militari. Lei ha consultato 16 fasci dell'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano. Là ci sono 153 buste che nessuno ha letto mai, dall'Unità d'Italia in poi. A lei non risultano tutti i documenti relativi, ho portato delle copie, magari se le volete ve le do, ve le lascio, insomma, per passare tra voi, sono gratuite, i documenti che lei non ha consultato, perché lei non è passato all'archivio di Stato di Alessandria, non è passato all'archivio diocesano di Alessandria, ed è i suoi confini, i confini della sua ricerca archivistica, glielo do, ce l'ho io poi dopo. I confini della sua ricerca archivistica si estendono da Torino a un fondo consultato presso il Tribunale di Pinerolo. Quindi diciamo una ricerca, tutto sommato, di stampa. E Roma i 16 buste sulle complessive centinaia di buste che sono lì nel fondo dell'esercito. A lei mancano, per esempio, i dati di questo archivio di Stato di Alessandro, dove risultano in pochi giorni di ricerca fatta dai nostri volontari con le collette, perché questo, il fondo poi di tutta la questione è questa. Lei si indigna perché qualcuno a spese sue con una colletta è andato a mettere una lapide a Fenestrelle. Io le garantisco che quei 20 personaggi che sono andati a Fenestrelle hanno fatto una colletta in famiglia per arrivare fino a Fenestrelle. Non si indigna però per i 3,5 milioni di scandalo finanziario legato alle celebrazioni per i 150 anni dell'Italia Unita. Non si indigna per le migliaia di lapidi, che in tutta Italia ricordano, lei lo dice anche in un'intervista, in rete, le mistificazioni del Risorgimento, o quei generali che sui compaesani, diciamo, del 1860, che massacrarono la nostra gente. Lei si indigna per le lapidi che hanno messo con le collette e i borbonici, ma non per le migliaia di lapidi di quei generali esaltati in tutta l'Italia del centro e sud e del nord, che sono stati di fondo i massacratori della nostra gente. Le fotocopie che qui vediamo sono esemplificative di certi documenti che lei non cita, perché ad Alessandria un nostro volontario, a spese sue, ha ritrovato in pochi giorni di ricerca 150 atti di morte come questo qui. Militari tra i 22 e i 37 anni, e questi militari risultano deceduti in due cappelle, in sole due cappelle ad Alessandria. Se siamo riusciti a trovare noi, con le collette, questi 150 atti di morte ad Alessandria, le carriere dei nostri soldati, questo posso dire, lei però più ride, io rido, e io più rido, mi preoccupo, rido e io più penso che in realtà la distanza non è storiografica ma è veramente umana, e di questo mi dispiace molto. Magari non parlerò di cosa penso del governatore leghista del Piemonte, che forse non è proprio una cosa così pertinente. Pugliese di origine, vabbè, comunque. Magari non parlerò di questo. Non parlerò di cosa io mi indigno e di cosa non mi indigno, perché non credo che lei lo sappia di cosa io mi indigno o no. Non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci prima di adesso. Io qui ho fatto una ricerca su un avvenimento specifico, e in quel libro che ricostruiva avvenimenti del 1860 non ho parlato di quel signore che si pulisce il culo col tricolore.
Non mi sembra strano che non ne abbia parlato in quella sede. Lei ha detto così tante cose, io adesso proverò a rispondere man mano che mi vengono in mente in base alle cose che mi sono annotato. Ecco, lei a un certo punto, fra le tante cose che ha detto quattro parole. Magari non per sterminarli. È per la miseria. L'intero argomento di cui mi sono occupato è: li hanno sterminati oppure no? Io non ho detto il Risorgimento è stata una grande avventura meravigliosa, non ho detto non ci sono state violenze, contraddizioni e così via. Io mi sono occupato di un solo argomento che, scusatemi se mi sono sbagliato, mi sembrava importante. E cioè il fatto se davvero migliaia di persone fossero state sterminate o no. Adesso lei mi viene a dire un sacco di cose e poi così, chiacchierando, dice magari non per sterminarli. Ma come magari non per sterminarli? Tutto sta precisamente qui. E se perfino lei adesso dice sì, li hanno portati al nord, magari non per sterminarli, vuol dire che avendo letto per tre volte il mio libro, magari qualche idea l'ha cambiata, forse. Lei mi dice, cita un giornale in cui si parla delle musichette, delle canzonette dei prigionieri a San Maurizio che ballavano la tarantella. Non dice a tutto questo pubblico che quello è un capitolo che si intitola la propaganda giornalistica sul campo di San Maurizio e dove io faccio vedere, dicendolo, che i giornali governativi parlano continuamente di questo campo allo scopo di darne un'immagine chiaramente edulcorata e quindi parlando di come il rancio è ottimo e abbondante e così via. A ogni pagina io cito questi articoli dicendo chiaramente sono gli articoli dei giornali governativi scritti per una campagna di propaganda. Che lei me lo citi e faccia credere a loro che io cito questi articoli di giornale come se fossero fatti, mi sembra una scorrettezza. Abbiamo qui in mano un atto di morte. Nell'anno 1863 ad Alessandria, nell'ospedale militare, è morto un soldato italiano del 70° fanteria, se leggo bene, di origine siciliana. E lei crede che nell'ospedale militare di Alessandria non morissero anche soldati italiani di origine piemontese o toscana? No, no, secondo lei no. Va bene, io mi chiedo che rilevanza ha per il nostro discorso scoprire, siamo nell'Ottocento, lo sapete quali sono le condizioni sanitarie, qual è la vita media, quali sono i mezzi medici, scoprire che negli ospedali militari italiani morivano dei soldati. Me lo chiedo, se lo può chiedere chiunque. Poi è chiaro che se noi a priori ci diciamo ma era ingiusto che essendo meridionali fossero lì, perché essendo meridionali non dovevano far parte di un'Italia unita, ma di un regno indipendente, e questa è un'opinione che io posso rispettare, è un'opinione. E di conseguenza se uno lo pensa va bene. E anche quando un soldato meridionale muore in Afghanistan oggi, uno può dire non doveva essere lì, l'Italia meridionale doveva essere indipendente. Mi sembra una posizione rispettabile, ma non c'entra niente col tema storico di cui stiamo discutendo adesso. Lei dice, caro professore, ci sono così tante migliaia di faldoni di documenti, lei non li ha visti tutti. Sarebbe bello che lei facesse un confronto con quanti documenti hanno visto invece Martucci o Di Fiore o Izzo o così via. Lei ha una grande esperienza archivistica e dunque sa anche che quando si fa una ricerca d'archivio si vanno a cercare le fonti dove è più probabile trovarle e si va avanti fino a quando non si è raccolta abbastanza roba per avere un'idea chiara di cosa è successo. Loro però non sono quasi tutti archivisti, quindi chiariamolo. Gli stati producono una immensa quantità di documenti, immensa. Per me che di solito mi occupo di storia medievale, occuparmi di Risorgimento è stata una cosa travolgente e entusiasmante. C'è tutto, c'è troppo naturalmente, nessuno può pensare di vedere tutto. Mi spiego, faccio un esempio molto concreto che è nel merito. È dimostrabile che i prigionieri di guerra napoletani, meridionali, portati al nord alla fine del 1860, sono stati in parte rimandati a casa, perché una legge precisa dello Stato ha stabilito che le classi più anziane tornavano a casa, e ci sono poi innumerevoli testimonianze sui problemi che loro presentano quando tornano a casa, sulle persecuzioni che subiscono da parte dei loro compaesani della Guardia Nazionale, sui molti che si uniscono ai briganti, e invece tutti i più giovani vengono arruolati nell'esercito italiano. Ora, l'esercito teneva ovviamente il conto di ogni singolo soldato
esistono. L'esercito italiano aveva un centinaio fra reggimenti di fanteria, di cavalleria, battaglioni bersaglieri. Per ognuno di loro esistono innumerevoli, immensi volumoni, talmente grossi che è difficile prenderli in mano, dove per ogni soldato che è stato arruolato in quel reggimento si dice: Esposito Salvatore, nato a Napoli il 3 gennaio 1837, arruolato nell'esercito delle Due Sicilie il giorno tale nel 5 battaglione cacciatori, sbandato alla resa di Gaeta, consegnato alla Guardia Nazionale nel gennaio 61, arruolato nel 3 reggimento bersaglieri, ha fatto la campagna del 66 e così via. Se ne prende uno di un singolo reggimento e si trovano i 150 ex prigionieri meridionali che nel gennaio 61 per legge sono stati incorporati in quel reggimento. Se uno ci dedicasse anni e anni, come io non ho fatto e nessun altro ha mai fatto, potrebbe ritrovare la vita di ognuno di quei soldati. Io peraltro, apro una piccola parentesi, nel mio libro parlo spesso di cifre, ma abbia pazienza, io non credo che la distanza umana sia così grande. Il mio libro, lei lo sa, trabocca di storie individuali, di nomi e cognomi e vicende individuali di soldati meridionali che sono stati coinvolti in quella vicenda. Moltissime di queste vicende nessuno le aveva mai tirate fuori dagli archivi. Io avrei creduto che chi è appassionato a quella storia fosse contento che venissero raccontate queste storie e non invitasse a non comprare il libro, come lei ha fatto il giorno stesso in cui il libro è uscito. E sono piene di storie, dunque. Ed è documentabile che non c'è stato nessuno sterminio e che tutti questi uomini hanno continuato a prestare servizio nell'esercito italiano. Così come è ampiamente documentabile che non erano contenti di farlo, perché finché erano stati prigionieri di guerra non volevano e non li hanno potuti costringere, come emerge con la massima chiarezza dai documenti. E invece quando è stata fatta l'annessione e proclamato il Regno d'Italia, già prima della proclamazione, quando è stata fatta l'annessione del Sud, gli è stato detto: voi adesso siete non cittadini italiani, perché allora non si diceva così, voi adesso siete sudditi italiani, tutti gli obblighi che avevate verso il passato governo li avete verso il nuovo, dovevate fare ancora 5 anni di servizio militare per Francesco, li dovete fare per Vittorio Emanuele. Va da sé che se uno pensa che quell'unione non si doveva fare, che il sud doveva restarsene per conto suo e non doveva essere unificato, è un'opinione perfettamente rispettabile, ma non di questo stiamo parlando. Qui ci stiamo chiedendo se chi ha fatto quell'unificazione lo ha fatto sterminando e massacrando e violando tutte le regole, oppure ha rispettato leggi e regole precise. Ci stiamo chiedendo se quelle migliaia di uomini sono stati sterminati e quindi bisogna salire a commemorarli, o invece se non sono stati affatto sterminati. Dopodiché, che qualcuno sia morto in un ospedale militare per ognuno di loro è una tragedia, naturalmente, come per ogni soldato italiano o non italiano che morisse in un ospedale militare. Tuttavia bisogna vedere quanto uno vuole impegnarsi, naturalmente, nella memoria di chi è morto in un ospedale militare. Lei dirà: li sta deridendo. No, ma la storia è fatta di questo, è fatto delle vite di milioni di persone a cui succede di tutto, e dalla morte poi di queste persone. E noi non dobbiamo, se li rispettiamo, inventare delle cose sul loro destino. Dobbiamo rispettare quello che gli è successo davvero e che la documentazione con assoluta certezza dimostra che gli è successo. Dopodiché io mi sono fermato e ho scritto un libro di 400 pagine. Quando ho visto tutti i fondi che all'Archivio di Stato di Torino, per comune consenso degli archivisti, erano quelli che con più probabilità contenevano documenti, con più probabilità, perché è così che si lavora, perché è così che si lavora, perché quando tu, sì caro signore, del resto mi abbia pazienza, vabbè, allora capisco perché lei nel suo comunicato stampa dice come si permette Barbero di intervenire su questi argomenti che sono oggetto di nostre decennali ricerche, capisco le decennali. In archivio non si lavora con la probabilità, ma che dice, professore, scusi, in archivio si lavora con i documenti, non si lavora con la probabilità, ma che dice? Non mi fraintenda. O non cerchi di far fraintendere loro. Io ho detto che si lavora con i documenti e i documenti sono una marea immensa e disordinata. Si vanno a... Aspetti, poi avrà la parola. Si vanno a cercare i documenti. Quando io ho trovato abbastanza documenti da soddisfare la mia coscienza che quella storia nell'essenziale l'ho ricostruita, io so perfettamente che chissà quanti altri documenti mi mancano.
Io non ho detto, va bene, voglio sapere i nomi di tutti quei 100.000 e quindi passerò 10 anni in archivio a contarli tutti. Non l'ho fatto io e non l'ha fatto lei. Dovevamo farlo. Si potrebbe anche farlo. Sono scelte di vita che ognuno fa. Quello che le contesto è che quando uno storico ha visto un numero di documenti sufficienti per ricostruire ciò che è accaduto e tutti questi documenti raccontano una stessa storia, la probabilità di trovare qualcosa che cambia il quadro a un certo punto comincia a diminuire e a quel punto uno può decidere di dire io sono soddisfatto, la mia coscienza mi dice che questa storia ormai la conosco a sufficienza, e cioè senza tantissimi dettagli, si capisce? Perché i libri a un certo punto bisogna finirli e i libri non possono essere di 400.000 pagine, devono essere di 400. Detto questo, naturalmente uno dei documenti che le ha distribuito, l'annuncio del prossimo imbarco alla volta di Genova di 3.000 prigionieri di guerra napoletani, eccetera. 30.000 prigionieri. Sono i dati di fatti. Come mai, scusi, la fotocopia taglia l'ultimo zero? Comunque ha ragione. Sono i dati di fatti, ci mancherebbe altro. No, ha ragione. Mi stupisce solo che lei ci dà una fotocopia che taglia un numero. Ma ha ragione, sono 30.000. Si dimentica la fonte di uso, però sono come fanti. Leggo quello che lei ha distribuito, abbia pazienza. E comunque perfettamente. E come lei mi sta dimostrando, lei sa benissimo che io questo documento lo conosco e ne parlo nel mio libro. Non ho ben capito perché l'abbia distribuito con un fascetto di documenti che lei ha presentato come i documenti che il professor Barbero non ha visto e non conosce. Certo, perché il professor Barbero cita questo documento dicendo che in realtà la cifra di 30.000 non era attendibile, così come fa con molti altri documenti. E invece secondo me è attendibile, perché il problema è a monte, che uno possa pubblicare un libro dopo delle ricerche che durano 2-3 anni per chiuderlo, siamo tutti d'accordo. Che si possa proporre un dibattito storiografico come quello di stasera, siamo tutti d'accordo, non saremmo qui, né io né lei, e nemmeno la terza, nemmeno Padruno, ovviamente. Il problema è uscire dicendo sui giornali, soprattutto sui giornali, con paginate intere di giornali, mi faccia dire una cosa, insomma, tra di noi, siamo tra di noi, possiamo dire senza alcun diritto di replica, perché non c'è stata la possibilità da parte di nessuno che si chiamasse Lorenzo Del Boca, che si chiamasse Gigi Di Fiore, di replicare a certi interventi. Ha scritto Di Fiore, allora devo dirle come è riuscito a scrivere Di Fiore, meglio che non io lo dico. Di Fiore per miracolo è riuscito a scrivere sul Mattino, che è il suo giornale. Esattamente, esattamente, ha scritto bene per miracolo, perché non era previsto l'intervento di Fiore, come non era previsto il mio intervento, che è stato pubblicato al Mattino dopo l'intervento dell'ufficio legale del Movimento Proprio. Figuriamoci. Abbia pazienza, a me io però mettiamo i puntini sulle i, caro professore. No, poi se dimenticheranno tutti, mi scusi. Ma il dibattito. Va bene, d'accordo, per opportunità non rispondo, pazienza. Lasceremo Di Fiore il Mattino nel limbo. Purtroppo il dibattito è così. Lei mi dice che questo libro stabilisce, l'ho detto pochi secondi fa, tutti d'accordo sulla tesi, sulla ricerca e su un libro da pubblicare. Meno d'accordo quando si dice che con assoluta certezza viene fuori il dato che questi soldati 2 più 2 sappiamo tutti che fine hanno fatto. Poi mi dice che probabilmente è così e che la sua coscienza gli dice così. Però con tutto l'affetto e rispetto per la sua e per la mia coscienza, ma la ricerca in archivio è un'altra cosa. La ricerca in archivio che chiude una questione è quella che esamina tutte le carte. Professore, a Torino ci sono solo nella sua città 2.773 unità archivistiche, lei ha consultato 65 fasci, lei a Roma ha consultato 16 fasci, non è mai passato all'archivio centrale dello Stato, non è mai passato, lo so perché ho degli amici là che lavorano all'archivio di Stato di Napoli, dove ci sono molte notizie, per esempio un fascio, e continua a ridere, rido, è curioso, devo dire. Rido perché... ma lo so, ma io parlo di archivi e lei ride, io parlo di morti e lei ride, mi inquieta sta cosa, vabbè, comunque, lasciamo per. Dal punto di vista scientifico e storiografico, per esempio, le sarà sfuggito un fascio, che invece non è sfuggito a un nostro ragazzo volontario, devo dire, disoccupato, napoletano, ma non fascio, a Napoli si chiamano fasci. A Napoli fascio, a Torino Mazzi, insomma, è una terminologia diversa legata alla storia. Fascicolo è all'interno. Il fascicolo all'interno del fascio, il fascio è l'unità archivistica. All'interno del fascio mi ricordavo un'altra cosa. No, per carità, non c'entra niente. Non c'entra niente, per amore. Ci manca solo quello, facciamoci un attimo. In realtà in questo fascio, che è un fascio leva militare, vengono fuori curiosamente altre centinaia di nominativi di soldati morti a nord. Pensi che quel fascio non doveva stare lì all'archivio di Stato di Napoli, doveva stare all'archivio militare di Pizzo Falcone, nel quale lei non ha messo piede perché non risulta il suo nome a Pizzo Falcone negli ultimi 5-6 anni. Questo per dirle solo degli esempi che in qualche modo possono dimostrare. No, non esagerare. Noi lavoriamo in archivio, abbiamo i nostri dipendenti, chiudiamo su questo, lo si chiude sulle mancanze, tanto avrete replicato anche sulle lacune che poi in qualche modo vengono fuori. Mi consente anche di dire una cosa, qui sicuramente replicherà il professor Barbero, relativa alla tesi di fondo del libro. Dal 17 marzo 1861 sono tutti soldati italiani.
a Napoli c'è un modo brutto, devo dire, antico, per fortuna negli ultimi tempi è venuto meno, di chiamare le cose quando si vuole spacciarle per un'altra cosa, si chiama scartiloffio. La tesi centrale, professore, con tutto il rispetto, è uno scartiloffio. Perché? Perché qua diciamo che questi soldati dall'oggi al domani, siccome il 17 marzo c'è un decreto che istituisce il Regno d'Italia, non sono più prigionieri, ma sono tutti soldati italiani. Caspita, e lei mette in un calderone gigantesco i soldati prigionieri, i renitenti, gli sbandati, i refrattari, i briganti. C'era un signore che ne sapeva molto più di lei e molto più di me, che si chiama il colonnello Cesari, per chi conosce la storia degli archivi è un'autorità, è stato un'autorità il colonnello Cesari, che quando mise mano alle carte del brigantaggio, e per brigantaggio andiamo a tutti i fenomeni, anche quelli legati ai nostri soldati, nell'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito di Roma, disse: avete presente un mazzo di carte gigantesco? Nel 1920, questo mazzo di carte gigantesco è come se fossero tutte le carte che sono qui. Adesso mischiamo queste carte per 40 minuti, per 45 minuti, e avete l'idea di come sono ridotte le carte del fondo brigantaggio dell'archivio di Stato Maggiore. Lei dice che ha risolto addirittura le questioni che Cesari per 40 anni non ha risolto in archivio. E poi ci sono, devo dire, lo posso dire dopo magari, due o tre buchi, devo dire, veramente abbastanza clamorosi le notizie che le dà. Per esempio, ne cito uno a caso, che per noi è altrettanto sacro, Gaeta. Lei ridicolizza la fonte di Rifiore, che parlerebbe di 300 caduti a Gaeta, perché non è fonte attendibile. Lo scriverei, questo non si ricorda il libro che ha scritto. No, non ho scritto niente. In genere non ho scritto niente, queste cose le posso garantire. Sono contento che lo conosca così bene. L'ho letto tre volte. Il suo libro dice le cose più interessanti, è un fenomeno strano, nelle note. Una cosa curiosa, parla della Patagonia dalle note, parla di queste cose nelle note, attacca Di Fiore quando parla a proposito dei caduti di Gaeta, dice lui con fonti non attendibili parla di 300 caduti, in realtà a me ne risultano 69, questa cifra dei 69 caduti di Gaeta lei la riporta nel libro tre volte, nel testo tre volte, dalle ricerche fatte a Napoli nell'archivio di Stato e presso gli archivi legati e i fondi legati allo Stato civile hanno risultato a tutt'oggi 267 caduti con nome e cognome, pure le sfuggite evidentemente. Voi vedete la miseria a cui siamo ridotti, a contare se siano 69 o 269. E non è questo il punto, caro signore. Detto questo, siamo ridotti a litigare su questo, diciamo. Allora, i 69, come lei sa benissimo, risultano da un registro che Gigi Di Fiore ha scoperto e pubblicato nel suo libro I Vite del Risorgimento. E Gigi Di Fiore che dice risultano 69 morti in ospedale tra gli uomini della guarnigione di Gaeta durante il periodo in cui sono stati prigionieri di guerra. Poi in altra sede, effettivamente, senza dare le fonti, cita altre cifre. Io ho supposto che Di Fiore avesse ragione quando citava un documento dell'archivio di Napoli da lui trovato. Detto questo, è vero che non sono andato nell'archivio di Napoli, precisamente perché c'è stato Di Fiore. E Di Fiore, l'archivio di Napoli, ha trovato un gran numero di documenti, mi faccia finire per una volta, ha trovato un gran numero di documenti interessanti e pertinenti per questo discorso. No, lei dice che non è documentato Di Fiore su questo discorso, Si attenta, professore, non si ricorda il suo libro. Lei dice che Di Fiore è tutto perfetto, tranne quando parla di questo. È molto divertente. Di Fiore è tutto perfetto. Allora, non è attendibile quando parla di queste cose, resta attendibile Di Fiore. Di Fiore certe volte è attendibile, certe volte no. Ed esiste un criterio, scusatemi, Come ai, ma scusate, ma voi pensate che una persona o sempre mente, o sempre dice la verità, o sempre dice una cosa giusta, o sempre si sbaglia? Io credo di no. Quando io vi dico che Di Fiore a volte è attendibile e a volte no, non sto dicendo che io mi sveglio un mattino e dico questa pagina di Di Fiore non mi piace, non è attendibile. Sì, sono piemontese, figuratevi. Detto questo però, se un autore è attendibile o no, lo si misura da un'unica cosa: il fatto che quando fa un'affermazione mette una nota in cui cita il documento da cui deriva quella sua informazione. Di Fiore, io l'ho riconosciuto volentieri, ha fatto un grande lavoro d'archivio, ha trovato molti documenti interessanti, li ha citati, e poi ha fatto anche molte affermazioni, quando si tratta di fenestrelle e di stermini, in cui le note non ci sono, i documenti non ci sono. E questo lo può verificare chiunque, se ha la voglia e la pazienza di andare a prendersi il libro di Di Fiore e leggersi, ahimè sì, anche le note, perché nei libri di storia dove si discute seriamente le note sono fondamentali e bisogna leggere anche quelle, e non sono fatte per nascondere delle cose. Dopodiché,
Di Fiore ha trovato nell'archivio di, che ha scritto un libro che si chiama I vinti del Risorgimento. Ne ha scritto anche altri, professore. E ne ha scritti anche altri, ma già solo nei vinti che cito. Non li citano le fonti. Non riporta le notizie di Di Fiore, ne ho parlato con Di Fiore mezz'ora fa. Ne ho parlato con Di Fiore, ma lei guarda la bibliografia del mio libro, scusi tanto, eh. Ma le notizie, lì sono menzionati. Le notizie aggiornate. Di Fiore. Glielo dirà a Torino. Quelle che le chiama le notizie aggiornate sono il fatto che nel primo libro in effetti Di Fiore ha preso alcune cantonate colossali credendo che il campo di San Maurizio fosse a Genova, per esempio, e poi nei libri successivi non ha più rifatto l'errore. Verissimo, questa è la notizia originale. Ma se posso finire, Di Fiore ha fatto un lavoro serio in archivio, ha scritto un intero libro sul destino dei soldati napoletani, in cui ha ricostruito molte vicende importanti, per esempio di quelli rimasti in prigionia al sud e non trasferiti al nord, così come della guarnigione di Gaeta. Ha trovato nell'archivio di Stato di Napoli un'infinità di documenti importanti che ha citato e che io cito, come si fa nel nostro mestiere, dicendo, cito questo documento, che Di Fiore ha trovato e che cita a pagina tale del suo libro. Dopodiché lo ammetto tranquillamente. Se fossi andato in archivio a Napoli, cosa dice lei? Avrei trovato dei documenti di cui Di Fiore non si era accorto? Ma potrebbe anche darsi, certo, potrebbe anche darsi. Però io ho dato fiducia a uno studioso sul fatto che i documenti più importanti li avesse trovati. Poi lei potrebbe dirmi, certo, a Torino ci sono 2500 faldoni, a Napoli ce ne sono ancora di più, anche Di Fiore non doveva fare quei libri finché non li aveva visti tutti. Ma voi vedete, se il dibattito è questo, io glielo concedo volentieri. Se lei pensa che la ricerca storiografica si possa fare solo, parlo in presenza di immense masse di documenti, sia chiaro, che richiederebbero molte vite per vederli tutti, se lei pensa che la ricerca storiografica si possa fare solo dopo aver visto tutti i documenti e cercato anche quelli eventualmente nascosti in luoghi dove uno non si aspetterebbe di trovarli, ebbene, mi dispiace, non funziona così questo mestiere. Con questo criterio non esisterebbe nessun libro sullo sterminio degli ebrei. Lo sterminio degli ebrei, e lo menziono volentieri, perché lei ha anche detto prima, attenzione, ci sono i documenti che ci sono, ma ci sono anche i documenti che non ci sono. Quasi come se, diciamo, quando una cosa è avvenuta è più probabile che non ci siano documenti che ne parlano. Quando invece un documento parla di qualcosa è più probabile che sia falso. Mi sembra una strana posizione. In realtà, certo che non ci sono documenti, che meno di quelli che vorremmo, perché siamo degli sconsiderati, sono già troppi e vorremmo sempre che fossero ancora di più. Ma io le assicuro che quando si studia un avvenimento accaduto in epoca moderna, gestito da stati burocratici, come era l'Italia dell'Ottocento o come è la Germania nazista, i documenti ci sono e come. Gli stati burocratici producono, l'ho già detto prima, scusatemi, mi ripeto, è cambiato il contesto, un'immensa quantità di documenti e non riescono a nascondere niente di quello che fanno. Lo stato nazista ha portato avanti lo sterminio degli ebrei cercando di farlo nel totale silenzio, sperando che nessuno se ne accorgesse, e alla fine ha anche cercato di far saltare e distruggere i campi di sterminio perché non fossero ritrovati dagli americani o dai russi che stavano arrivando. Eppure già all'epoca ovunque si parlava e si sussurrava di questo sterminio in corso, le testimonianze, le memorie ormai lo dimostrano, lo sapevano tutti che questo stava accadendo. Le fonti dell'opposizione che lei criminalizza. Vede, aspetti, guardi come sono importanti le opposizioni. Non so di cosa sta parlando. Non solo, è dimostrato che all'epoca tutti lo sapevano, cioè tutti, tanti lo sapevano, lo sospettavano e se ne parlava, laddove nell'Italia del 1860-61 assolutamente nessuno sospetta questa cosa che sarebbe successa. Ma le fonti non dell'opposizione, ma quelle prodotte dallo Stato nazista, dimostrano dettagliatamente quello che è successo, perché uno Stato per definizione vive di comunicazioni interne. E allora, quando al comandante di Auschwitz arrivava un telegramma che diceva sta arrivando il convoglio numero 1215 con a bordo 800 ebrei di Budapest, quel telegramma c'è in archivio e gli storici l'hanno visto. E ce ne sono chissà quanti altri. Eppure degli storici hanno cominciato a scrivere queste cose senza aspettare di averli visti tutti. Arrivato a questo punto possiamo fare un'osservazione. Siamo alla caccia della verità. Ed è possibile che questa verità in questo momento sia in parte ancora nascosta negli archivi. Più questi archivi si aprono, più si va dentro questi archivi, più si cercano documenti, più è possibile
che domani questa verità possa essere diversa da come è stata rappresentata oggi. Questo è quello che io credo di aver capito dalle cose, oppure si può avere una conferma di questa verità. Cioè, lo storico a un certo momento ritiene sufficiente quello che ha visto, però non può sapere quello che non ha visto. Con questo non voglio dire che è possibile che questa verità non sia fuori, è probabile che ci sia stata tutta la verità che sinora sia venuta fuori, ma è possibile che ce ne sia un'altra. Un'altra in un senso o nell'altro. Detto questo, io vorrei fare una domanda, così passando a un tema generale del rapporto Nord-Sud, perché lei, parlando di fini mondi, ha accusato questi movimenti e che ha messo in discussione il suo libro di farlo per... Aspetta, Gennaro. No, per chiudere la questione... Aspetta. Poi farai il tuo intervento, direi quello che ritieni. Ha detto che questa cosa si fa per spaccare l'Italia, per mettere una parte dell'Italia contro l'altra. Allora, io le voglio chiedere una cosa, professore. Io ritengo in piena onestà e in piena buona fede che gran parte di questo popolo, se vedete qui stasera, sia un popolo sofferente. Sofferente perché viene accusato di voler spaccare l'Italia dopo che in Italia chi ha voluto spaccarla è arrivato addirittura al governo e ha determinato qualcosa di questo genere. Sono sicuro che lei non è uno che abbia condiviso questo, però non ritiene che la spaccatura sia nata prima e che questa possa essere solamente una reazione, non un desiderio di ritornare ad un passato che ormai è passato? Da cittadino di questo paese mi ricordo perfettamente che non c'è un prima al nord e un prima al sud, ma che all'inizio degli anni 90 in questo paese sono nati simultaneamente dei movimenti che al nord sono diventati poi la Lega e dei movimenti neoborbonici al sud. Sono fondato da dei movimenti... Che rapporto c'è? Quelli governano, stanno a Roma, ma che dice? Ma cosa ho detto? Per pazienza, lei ascolta quello che io dico. Sì. Che rapporto c'è? Gennaro? Ma Moro è un meridionale, non ha governato. Scusate. Parla di lei che movimenti. Allora, io ho detto una cosa. Aspetta, Gennaro, lo dirai. È Baccolina. Professore, vada avanti. Allora, negli anni 90 hanno cominciato a uscire in Italia libri che dicevano che l'Unità d'Italia era stato uno sbaglio, che il Risorgimento era stato una sequenza di infamie, che tutto andava riscritto, che era stato un grave errore fare l'Unità d'Italia, d'accordo? Il pubblico di questi discorsi al nord era composto, e lo è tuttora, soprattutto di gente che vorrebbe spaccarla l'Italia perché pensa che il sud sia una palla al piede e che il nord starebbe tanto meglio se quei delinquenti di Cavour e Garibaldi non avessero unificato l'Italia. La mia sensazione, ma correggetemi se sbaglio, è che al sud questi discorsi siano accolti con favore da persone che pensano che il sud invece abbia sofferto per colpa dell'Unità d'Italia e che starebbe meglio se l'Unità d'Italia non fosse stata fatta. A me sembra che questi modi di pensare, sia al nord sia al sud, siano diventati visibili, molto visibili, a partire dagli anni 90. Non mi sembra che prima avessero la stessa rilevanza e visibilità nel discorso pubblico che hanno adesso. Dicevo questo perché, per rispondere a lei, non c'è secondo me un prima e un dopo. Dopodiché c'è una differenza molto profonda. Al nord, chi dice il sud è una palla al piede, Garibaldi era un criminale, non bisognava unificare l'Italia, sono ignoranti che non si preoccupano minimamente di dare un fondamento storico a questi discorsi. Non importa, vanno a prendere l'acqua del Po, parlano ogni tanto di Celti o di Longobardi, ma non si preoccupano affatto di costruire una vera storia su queste cose. Qui al sud è successo un fenomeno diverso. Qui al sud, in una società colta, c'è stato chi ha cominciato a dire bisogna riscrivere la storia e lo ha fatto con impegno e andando in archivio, e poi questo sforzo di riscrivere la storia io ho la forte sensazione che abbia creato una deriva, che si sia cominciato a riscriverla come si sarebbe voluto e non come veniva fuori dalla ricerca, che si sia creata una mitologia su questo, ma una mitologia che diversamente dai Celti di Bossi che fanno solo ridere, costruisce una fiducia del pubblico nel fatto che la storia sia andata davvero in un certo modo. Ed ecco perché a me,
da cittadino importa moltissimo che dei beceri leghisti governino la mia regione, ma da storico non è un ambito in cui io in questo momento abbia particolarmente modo di intervenire. Viceversa, come italiani in un'Italia dove il nostro passato viene riscritto, a me è venuta voglia di vedere se c'erano delle ragioni fondate per riscriverlo in un certo modo, ne ho analizzato un aspetto specifico, mi sono convinto di quello che ho detto prima e ho scritto quello che ho scritto. Questo è un vantaggio sulla sfera privata della sua capacità di indignazione, perché sintetizzando, lei si indigna ancora per la lapide di Fenestrelle fatta con una colletta da 10 amici, 20 euro per uno, e però di fronte a quel signore che con quel cappello parlava di Celti, tra l'altro questo è argomento suo, perché lei è un medievista, insomma, visto che quello parlava di Celti, tutto sommato un po' più antichi, però lei ha parlato di miti della Padania, i miti, insomma, parliamo di cose che dovrebbero stare più a cura anche sulla cappella. Non ho mai scritto nemmeno un opuscoletto per dire che in realtà il tricolore andrebbe difeso e non utilizzato per usi personali igienici, non ho mai scritto un libretto per ricordare che in realtà questa Padania non è mai esistita. È una capacità di indignazione, devo dire, un po' strana, nel senso che un po' elastica, si indigna per Fenestrelle, una lapide che è costata 55 euro, e non si indigna per chi poi tra l'altro dette queste cose ha governato e governa l'Italia. E non sono solo i leghisti il problema, attenzione, perché io una cosa volevo dirla a proposito dei temi più politici e legati all'attualità. Mi scusi, sono temi di cui stiamo parlando ovviamente, perché la conseguenza del libro, la premessa del libro è legata a quella istanza di indignazione, cioè qui si rischia di balcanizzare l'Italia. L'ho detto anche il nostro editore La Terza sui giornali in qualche intervista, avverto il rischio di balcanizzazione dell'Italia, cioè se qualcuno inizia ad avvertire il rischio che l'Italia possa essere spaccata in due, ma è uno scherzo oppure una cosa seria? L'Italia è spaccata in due, professore, l'Italia è spaccata in due da 151 anni, perché se noi guardiamo i redditi medi degli italiani in Italia del sud e del nord relativi a qualche mese fa pubblicati dall'Istat, noi abbiamo la metà del reddito di quelli del nord. Se noi guardiamo l'occupazione, l'occupazione al sud è la metà di quella del nord. Se noi guardiamo le infrastrutture, i servizi, i diritti, tutto quello che il sud dovrebbe avere, dalla sanità a tutto il resto, scuola compresa, della quale faccio parte come mondo, diciamo, in crisi, noi abbiamo la metà dei diritti di quelli del nord, ed è la stessa cosa dal 1860 a oggi. Nel 1870 qualcuno ci disse, esaurita la parentesi dopo qualche cosa su questo argomento che il professore tratta non strano in una nota, la questione della Patagonia, della deportazione dei meridionali in Patagonia è un'altra nota del professore del libro, se possiamo spendere qualche parola dopo. In realtà questo argomento, che inizia con l'idea di deportare 20.000 meridionali del resto del mondo, Patagonia inclusa, poi viene esaurito da una scelta, viene esaurita da una scelta politica, diciamo, chiara, perché dal 1870 poi i meridionali tolgono i disturbi e diventano il popolo meno abituato ad emigrare, il popolo più abituato ad emigrare. E la tragedia di questi dati, sa qual è? In realtà nel 1870 qualcuno ha detto ai meridionali, a Bari come a Napoli, come a Reggio Calabria, i nostri ragazzi dovete partire se volete trovare un lavoro. Nel 1914 qualcuno ha detto, è inutile fare nome e cognome, sono i politici che governavano all'epoca, dovete partire se volete trovare un lavoro. Nel 1946 lo stesso accordo fatto col Belgio in cambio della nostra manodopera che andò a morire nelle miniere del Belgio e che oggi ogni anno ti ricordano i caduti di Marzinelli, quello fu il frutto di un accordo del governo italiano per dare manodopera soprattutto meridionale al Belgio. 5 giorni fa un ministro di questa Repubblica, ministro dell'istruzione tra l'altro, non dell'economia o dello sviluppo, che poteva anche avere qualche minima giustificazione, sa che cosa ha detto ai miei ragazzi, quelli che sono andati a vedere il suo convegno, io insegno in una scuola a Napoli, ha detto ragazzi, voi dovete abituarvi all'idea che oggi come oggi non è detto che il lavoro possiate trovarlo a Bari o a Napoli, oggi con 30 euro si piglia un euro e si parte, magari potrebbe essere una buona idea emigrare, cioè per 150 anni ci hanno detto le stesse identiche cose, non è cambiato nulla, e qualcuno qui si scandalizza della possibilità, può essere pure che l'Italia si spacca, può essere pure che l'Italia si balcanizza, qua se c'è qualcuno che non vuole dividere l'Italia siamo noi, i neoborbonici, cioè paradossale, ma è così, perché noi abbiamo il diritto ad una par condicio da italiani, non solo da meridionali, da italiani e da cittadini europei, la par condicio che non abbiamo da 151 anni, altro che rischi, l'Italia è già balcanizzata, l'Italia è già spaccata, se poi ci sono delle classi dirigenti che da questa situazione hanno tratto dei benefici facendo i giornalisti, i direttori dei giornali, gli editori, gli imprenditori o i politici, sono problemi di chi ha governato questa Italia. E quando è che la classe dirigente del sud fa un grandissimo mea culpa e dice che forse è anche colpa sua se è avvenuto tutto questo? Altro che colpa dei neoborbonici. I neoborbonici hanno tirato fuori qualche caduto in più a Fenestrelle, però e finalmente, perché se qualche pazzo non fosse andato su quella montagna orrenda, tra l'altro a 1250 metri di altezza, lei non avrebbe mai scritto questo libro.
è così, e nessuno l'ha mai ringraziati questi tizi che hanno scritto questo tipo di notizie sulle quali lei ha basato il suo libro. Lei prende il 70% del libro da un signore che si chiama Fulvio Izzo, che è stato il primo a trattare questi argomenti con una certa organicità, ma tutti i giorni con una lista di morti. Però il primo studio organico è quello di Fulvio Izzo, il quale è stato il primo a scrivere queste cose, e che lei in qualche modo ha citato abbondantemente. Se non fosse stato per quel pazzo di Fulvio Izzo e per quei pazzi che salivano su quella rocca, lei stasera non sarebbe qui, non avrebbe scritto questo libro, non avrebbe venduto le copie di questo libro. Quindi in realtà lei, nessuno di noi dice che lei non doveva scrivere questo libro, per amor di Dio, l'abbiamo detto prima, nessuno di noi dice che questi dibattiti non vanno bene. Quello che non si può tollerare è che lei abbia questo atteggiamento nei confronti degli avversari, come autori di furibonde mistificazione, come artefici di fini immondi, e che poi tra l'altro, per presunzione assoluta, abbia chiuso le ricerche. Vi faccio dare un altro dato archivistico abbastanza inquietante. Il professore limita le sue ricerche a un raggio d'azione, finiamo così, ha un raggio d'azione molto locale nel Piemonte con qualche puntatina a Roma, e in più tra l'altro il raggio d'azione cronologico dei documenti di questo libro sono limitati al 1860, al 1861 e attenzione al primo semestre del 1862, quindi sono 2 anni e qualche mese. E lei dice anche stasera, ho pensato, la mia coscienza mi ha detto che la questione era giusta. No, professore, il problema è un altro. Se lei avesse scritto un libro per suscitare un dibattito, tutti saremmo stati d'accordo. Avremmo messo insieme le ricerche e probabilmente si usciva con una sintesi archivistica efficace e risolutiva. Di fronte a un attacco del tipo ho risolto il problema, è tutto fatto, dopo 2 anni e 6 mesi di studi fatti su 2 anni e 6 mesi e con dei limiti evidenti e delle lacune, dopo se riusciamo a dirlo qualche altra volta mi farebbe piacere, evidentemente la questione non è così facile da risolvere, anche perché è una questione drammatica che riguarda persone che sono morte a distanza di chilometri, centinaia di chilometri dalla loro patria, dalla loro nazione, che lei attacca anche il criterio di nazione. Là devo dire, questa è la pagina meno bella del libro, quando lei dice che quei soldati erano fedeli al re e non alla nazione. Lei sfugge un piccolo particolare, che il Sud era nazione dal 1100, più o meno 700 anni di storia, e che il re era nazione al Sud, e che i Normanni erano la nazione del Sud, e che gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi, gli Spagnoli e i Borboni erano la stessa cosa della nazione. Noi eravamo di nazionalità napoletana dal 1130, ecco perché loro giuravano fedeltà al re e alla nazione. Lei dice che questi sono valori posticci, e poi solamente che qualcuno lo critica, questo è inevitabile. Volevo dire 2 cose. La prima, ho l'impressione, professore De Crescenzo, che una delle cose che ha detto Barbero sul rapporto con i leghisti e dall'altra parte invece con la storiografia, la letteratura sul Sud, avrebbe dovuto farle piacere. Cioè, mi sembra di capire che Barbero ha detto che gli slogan politici della Lega non si appoggiano su alcuna ricerca storica. Mi sembra, forse ho capito male, che invece, come dire, è dalla ricerca storica che è nato anche una parte di mito, di leggenda che discute. Cioè, mi sembra di capire che ha usato un'espressione che forse dovrebbe essere interessante. Però c'è un altro punto che volevo porvi a proposito della domanda di Lino. Io non sono così convinto di questa spaccatura del paese di cui lei parla, e non sono convinto per un motivo che descrive Gianfranco Viesti in un libro che si chiama Abolire il Mezzogiorno. Non so se quanti di voi l'hanno letto, vi invito a leggerlo. Viesti è un economista barese, presidente della Fiera del Levante, sempre vissuto qui, studia qui, credo sia contento di stare a Bari, non si sente un esule. Cosa scrive Viesti? Dice: quando noi pensiamo al Sud, ci pensiamo sempre per il segno meno. Cosa tiene insieme città così diverse, totalmente diverse per storia, tradizione, abitudini, piatti, no? Come si mangia, come si veste, come Palermo, come Reggio Calabria, come Napoli, come Bari? Solo il segno meno. Abbiamo meno reddito rispetto al Nord, abbiamo meno ospedali, abbiamo meno scuole. Ma se tu lo descrivi in positivo, come meno occupazione. Se però tu cominci a descrivere Bari o Napoli o Lecce in senso positivo, come fai per una persona? Dici com'è quella persona, non dici solo è meno alta di quell'altra, dici anche come è fatto, come mangia, come veste, come pensa, come lavora. Non esiste il Sud, non c'è. Se uno va vicino Bari, a Grumo Appula, dove io sono stato qualche tempo fa, la realtà che vede in questo piccolo paese, come in tanti paesi dell'Interland barese, è completamente diversa.
dalla realtà dell'Inter napoletano. Io ho una moglie napoletana, ci vado spesso. Quando tu vai a Secondigliano, a Scampia, a Casavatore, non c'entra nulla, non c'entra nulla con Gruppo Appola o con Casarano. Sono realtà diverse. Anche Casarano c'entra molto poco con Gruppo Appola, come voi sapete bene. Anche il Salento ha una sua storia, tant'è che si parla forse più probabilmente delle Puglie. Perché dico questo? Perché io trovo che questa diversità dovrebbe essere una cosa che chi vive nelle varie città fa leva in positivo. Per dire che cosa? Che i tanti problemi che hanno i tanti sud, diversi tra loro, dobbiamo cominciare a risolverli noi. Non a dire che sono gli altri brutti, sporchi e cattivi, che hanno sicuramente tanti difetti, ma dobbiamo cominciare a risolverli noi. Risolverli noi vuol dire fare un'analisi spietata dei nostri problemi, anche delle nostre classi dirigenti, che però sono diversissime, professor De Crescenzo. Perché Moro non è la stessa cosa di Lima, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, va bene? Ecco, io francamente tenderei a dire che non è un'unica classe dirigente, Moro e Lima, ok? O Pomicino, non sono la stessa cosa. E io credo, e questo non se ne dispiace, professor De Crescenzo, che qui c'è un problema napolicentrico. Cioè i Borboni, Napoli è una città che ha una storia unica in Italia, forse solo Palermo ce l'ha, e rimpiange quella storia. Passa il suo tempo buona parte a dire quanto era, mi viene in mente l'Argentina, cioè la nostalgia di un grande passato. Io conosco tantissimi napoletani straordinari che per esempio hanno molta difficoltà ad azione collettiva perché non ci credono, sono in qualche modo rassegnati e piangono il straordinario passato. A Bari non c'è nessuno straordinario passato a rimpiangere. Nessuno. E questa è una città invece in cui la gente generalmente si imbocca le maniche e fa anche insieme. Questo è un grande problema per i baresi, il comportamento, è certo che lo è. Infatti ogni volta che vado a Napoli discuto molto fortemente con gli amici napoletani, con la mia famiglia, perché credo che Napoli è una città con tali qualità di intelligenza, di capacità professionali. I napoletani vanno nel mondo e fanno cose fantastiche, che se si mettessero insieme e reagissero di più, non delegando al boss politico, eccetera, farebbero meglio. Ma questo è quello che dobbiamo fare, io credo. Ciascuno di noi deve fare. Cioè, va benissimo criticare il Nord. Va benissimo anche dire che ci sono per tanti aspetti in questo rapporto abbiamo perduto alcune cose, però ne hanno perdute anche loro e molte cose abbiamo acquisito. E credo che dovremmo, in qualche modo, io credo, tutti, cominciare a ragionare di più sulle specificità e su queste far leva in positivo. Cioè capire e comprendere che Napoli ha per esempio una qualità che può, su cui far leva il proprio turismo, no? Che forse è sprecata oggi e che i napoletani possono valorizzare molto di più. Cioè io credo che il grande tema, questo dico al professor De Crescenzo perché credo che ci tenga lui quanto voi, il grande tema qui è cosa possiamo fare, cosa possono fare i tanti meridionali, le diverse situazioni, ciascuno nella sua, per crescere, migliorare, dare a questa parte d'Italia pari diritti, perché il problema più che i redditi, secondo me, è i diritti, il diritto all'educazione, il diritto alla sanità, no? Questi sono i diritti che noi dobbiamo rivendicare prima che il reddito. Ecco, volevo dire questo. Scusa, perché sì. Posso farti? Gianfranco parla di abolire il mezzogiorno, qualcuno l'ha equivocato, infatti è stato attaccato sui giornali, qualcuno ha ritenuto che volesse abolire il sud come una parte malata, come si asporta una parte malata. Gianfranco dice, ecco, aboliamo il mezzogiorno come categoria perché il problema meridionale è un problema italiano e quindi tutta l'Italia si deve far carico di questo problema. Allora, le cose che hai detto tu sono giustissime, però ti voglio fare un'osservazione, poi magari puoi rispondere, possono rispondere i professori, eccetera, anche lei. Che ne dici se questo discorso che hai fatto tu lo facessimo partire da una parità di condizioni di partenza? Non sarebbe più plausibile e più accettabile da parte dei meridionali se questo avvenisse? Quando parlo di pari condizioni di partenza, sai benissimo a cosa mi riferisco al professor De Gennaro che se viene in treno da Bari a Napoli ci mette 4 ore, una delle cose. Gennaro. Io sono assolutamente d'accordo, per questo parlavo di parità di diritti, però questa parità di diritti ce la dobbiamo conquistare noi. Ah, non ci sono come hanno conquistato le donne la parità di diritti? Hanno aspettato che ci pensassero gli uomini?
si sono lamentate che gli uomini non glieli davano, se le sono conquistate loro. Come hanno conquistato la parità dei diritti i tanti italiani sudditi che non votavano e che hanno conquistato il diritto a votare? Si sono lamentati o hanno lottato? Allora io credo che chi sta al sud, dove la critica di Viesti, come dicevi tu giustamente, ti ringrazio la chiarificazione, non è che abolisci il mezzogiorno, vuol dire che cancelliamo il mezzogiorno, dobbiamo farlo sprofondare sotto il mare. Quello che diceva Viesti è: guardate che continuare a parlare solo ed esclusivamente di sud, contrapposto al nord, vuol dire parlare solo di segno meno, meno occupazione, meno ospedali. Forse dovremmo cominciare anche a descrivere le nostre qualità, il segno più, ciò che siamo. E ciò che siamo, ripeto, è diverso tra ciò che siamo in Salento, ciò che siamo a Palermo, è diverso, come è diverso il nord, perché non è affatto vero che tutto il nord è uguale. E basta che, lo sapete meglio di me, basta già, per noi ci sono aree di povertà molto forte, aree in cui ci sono diversità fortissime, culturali, di mentalità, e io credo che bisogna far leva su questa diversità in positivo per arrivare a quello che dicevi tu, per arrivare ad avere parità di diritti. Rivendicando questa parità di diritti nei fatti, cioè costruendola attraverso comportamenti che la costruiscono, anche politiche, ma anche rispetto ai tanti politici meridionali che ci hanno governato, perché guardate, signori, che in questi vent'anni, se andiamo a fare il calcolo dei politici al governo, che certamente è stato fortemente condizionato molto negativamente dalla Lega, molto negativamente, ma guardate che di politici che hanno governato e che purtroppo hanno fatto il male anche delle loro terre, perché magari hanno portato lì la fabbrica o hanno portato lì il ponte o il trasporto, ma non hanno mica creato le condizioni per lo sviluppo civile e per avere pari diritti. Posso rispondere un attimo? Dottore, a volo su questa cosa politica. No, aspetta Gennaro, sì. Poi il tuo intervento. Io dicevo al professor Barbero, mentre parlava Pepe, se non ritiene, al di là adesso della contesa, della questione di Fenestrelle, lasciamola da parte, che la sofferenza del popolo meridionale non sia determinata, diciamo, da un revanchismo storico, da un desiderio di tornare indietro, eccetera. Guardi, professore, che nelle scuole a malapena si insegnano queste cose, cioè a malapena si parla del risorgimento, eccetera. Quindi il male che il popolo meridionale esprime è un male derivante dalle condizioni attuali, dalle sue condizioni economiche, che sono sicuramente non degne di un paese che si voglia definire unito. Che ne pensa di questo? Io lo penso assolutamente. Devo dire che questo ci porta un po' lontani dal tema del mio libro e mestiere. Perché qui adesso noi possiamo chiacchierare, come siete giustamente, amichevolmente. Se stessimo al caffè e ci prendessimo una tazzuola di caffè, e va bene, uno può dire quello che pensa sull'Italia di oggi. È un paese che non ci piace affatto. Non dica tazzulella ridendo. Perché? È una brutta parola? No. Scusate, il caffè notoriamente a Torino fa schifo, sì. E quindi qua lo prendiamo molto più volentieri. Allora, benché Torino sia abitata per metà da meridionali, come tutti sanno, ecco, ma si sono adattati evidentemente. Detto tutto questo, però, scusatemi appunto, io accetto volentieri di intervenire su questo, purché si sappia che stiamo parlando come parleremmo a Torino davanti a un bicerin al caffè della Consolata, va bene? Ecco. Allora, certo che tutto questo esprime un malessere. Io non sono abbastanza sicuro per poter dire se questo malessere è dovuto ai normanni, o agli angioini, o agli aragonesi, o agli spagnoli, o invece all'unità d'Italia, a Cavour e a Garibaldi, o invece alle classi dirigenti di fine 800 inizio 900, o a tutte le classi dirigenti italiane, che storicamente non sono mai state un granché. La classe dirigente italiana, voi vedete com'è oggi, e perché doveva essere meglio una volta? Non era meglio una volta, né al nord né al sud. Allora, qui siamo di fronte a un problema di immensa complessità che nessuno ha ancora risolto. Nessuno sa perché esattamente nel sud c'è meno di tante cose e nessuno sa da quando tutto questo è successo. Però vedo che voi annuite quando dico nessuno sa. Invece c'è qualcuno che dice no, si sa benissimo. È dal momento dell'unità d'Italia. Perché fino a quel momento il sud stava molto meglio e da allora si è deciso tutto. E questi discorsi vengono fatti e molta gente li accetta e si convince che le cose stanno così. Questi discorsi vengono fatti costruendo anche una serie di episodi specifici
che servono a dimostrare che davvero al momento dell'unità d'Italia il Sud è stato oppresso e offeso, d'accordo? Io ho preso, ed è il mio mestiere, abbiate pazienza, il mestiere di uno storico a volte è di prendere un particolare. Non sempre si fanno le grandi sintesi, si lavora a costruire dei mattoncini su cui poi altri potranno costruire delle sintesi. Io ho preso un particolare, ma non un particolare insignificante, perché, professore, che siano stati sterminati o no migliaia e migliaia di persone, fa una gran differenza, io credo. Ho preso un particolare e io credo di aver dimostrato, scuserete, come dice lei, l'arroganza, no, la presunzione di chi fa un mestiere e a un certo punto, conoscendo quel mestiere, dice: io questo credo di averlo fatto correttamente. Ma del resto chiunque di voi, se vuole, mai direi comprare, ma andare in biblioteca e prendere il mio libro e verificare, chiunque di voi può farsi l'idea se su questa faccenda dello sterminio si sia arrivati effettivamente a delle certezze oppure no. Io questo ho preso, dopodiché mi sono accorto che per il solo fatto di toccare questo argomento si suscitano reazioni furibonde, da lì mi è venuto quell'aggettivo che a lei è dispiaciuto. Lei ha scritto prima il libro, ho detto prima. Le reazioni furibonde le ho avute quando ho parlato in televisione per la prima volta di questi temi un anno prima, l'ho già detto, lo ridico rapidamente. E vabbè, se lui ha il diritto di interrompermi, per rispondere, scusate di tanto. Spostato un po' il tema. Allora, se si suscitano reazioni furibonde c'è un malessere. Se di fronte al tentativo di fare ricerca storica senza pregiudizi e andando ai fatti e ai documenti si suscitano reazioni di ostilità preconcetta, c'è un malessere. Io lo qualificherei così: quel bisogno che qui al Sud ha delle radici profonde e verissime di ritrovare orgoglio, identità, di spiegarsi perché ci sono tante cose che non vanno bene, in questa società colta è stato calato anche in una riscrittura del passato. Cosa che non è detto si debba sempre fare, perché si potrebbe anche analizzare il presente, perché è stato analizzato in una riscrittura del passato. Nel momento in cui io mi convinco, voi mi direte, tu sei convinto, io non ci credo invece. E va bene, io invece mi convinco che in questa riscrittura del passato vengono falsificate delle cose e alla gente che cerca un'identità e un motivo di orgoglio si raccontano cose false, trovo che questo sia brutto. È grave e pericoloso per il Sud. La sofferenza precede queste falsificazioni, glielo garantisco. Parliamo di un autore che non c'è, di una casa editrice che in qualche modo concorrente della Terza. Ma qualche settimana fa è uscito un libro di un docente universitario, un collega di Barbero, che si chiama Paolo Macri, Unità e Mezzogiorno, nel quale viene fuori in maniera chiara, netta e inequivocabile, come ha sottolineato con grande sapienza Paolo Mieli nella recensione che ha pubblicato sul Corriere qualche settimana fa, la tesi di fondo di cui stiamo parlando. Dice Macri, sostenuto da Mieli, le classi dirigenti del Sud sono state le stesse dal 1860 ad oggi e non hanno potuto fare granché perché erano complici di un sistema per interessi personali. Punto. Dottor Mattesi, mi scusi, io non mi sognerei mai di dire il contrario. No, però, siccome le diversificazioni ci possono anche fare, Moro è chiaro, è meglio dell'ultimo degli scillipodri di turno, per amor di Dio. Ma il problema non è questo, il problema è che io metto nello stesso calderone tutte le classi dirigenti del Sud che da 151 anni non hanno voluto risolvere questo problema. Dice giustamente il nostro amico Minabrile, se per 150 anni non l'hanno risolto vuol dire che non l'hanno voluto risolvere. E quindi sono tutte colpevoli le classi quindi dirigenti. Quindi Moro e Cirino Pomicino sono la stessa cosa. Ma hanno quando il risultato della politica di Moro e il risultato della politica di Pomicino sono i dati che l'Istat ci ha raccontato l'altro ieri. Mi scusi, dottor Tetti, io sono amareggiato e non posso che restare perplesso, perché evidentemente ci saranno delle differenziazioni, ma i risultati non cambiano. No, cambiano, perché la Puglia è diversa dalla campagna. Mi consenta, la Puglia ha un grado di pulizia delle città diverso. Insomma, c'è una diversità. E che fai, il razzista contro la campagna? No, è diverso però. A Salerno c'è stato mai, da Avellino c'è stato mai. Come? La campagna. Moltissimo. Napoli ha avuto un problema che ha risolto. Mi scusi, dottor Lodetto, se lei parla così di Napoli, mi meraviglia, perché sono moglie napoletana, lei parla di pulizia di strade dicendo che Napoli la città non è pulita. Solo perché ha visto in televisione le immagini della tragedia dei rifiuti. E non è così. Eppure io ci vado, io ci insegno questo. Una cosa, Gennaro, scusa, un attimo. No, sulla pulizia di Napoli. Magari sarà la tesi di un testimone
non imparziale, ma vi invito a leggere il libro di Isaia Sales, Perché Napoli non è Berlino, dove è raccontata la verità sulla sporcizia di Napoli e sulle responsabilità politiche che l'hanno determinata. Fatemi chiarire una cosa, fatemi chiarire solo questa cosa, perché quando si parla di Napoli c'è ovvio che si parla di nostalgia, è ovvio che si parla di colore e di ritorno a monarchie improbabili. Mi scusi, dottor Tetta, ma quale nostalgia? A Napoli nessuno avverte la nostalgia di un re, ma per amor di Dio, noi lasciamo assolutamente, le sembra sbagliato, noi dal 1993 neoborbonici, perché a Napoli e nel sud e in Italia non si può creare un dibattito se non provochi, perché i giornali che lei conosce non accettano repliche, noi per provocazione dal 93 ci siamo detti neoborbonici. Mi trovi un solo candidato neoborbonico negli ultimi 151 anni in qualsiasi listarella del sud in questi anni, mi trovi un solo progetto. Siamo un movimento culturale, movimento di etimologia culturale. Quindi aboliamo neoborbonici. È una provocazione. Neoborbonici, perché quando io andavo sui pullman da piccolino, vi faccio dire perché a questo punto, e mi dicevano facciamo schifo, il vecchietto medio napoletano, siamo la schifezza della gente, o quando qualcuno per accusarci dice che siamo borbonici, noi a un certo punto, dopo la ricerca in archivio, l'archivio è colpevole in questo senso qua, ho detto sì, ok, siamo borbonici. La cosa più brutta che ci dite è che siamo borbonici, parliamone. E vediamo veramente come governavano questi fino al 1860 e veniamo poi a un'altra tesi di fondo molto amata dal professor Barbero, il mito della Borbonia Felix. È tutta lì la chiave dei problemi, è tutta nelle frasi che ha detto Lino poco fa, della par condicio che noi dobbiamo chiedere e pretendere. Mi perdoni il turlatezza, ma l'idea del sud problema nazionale o l'idea dell'autocritica e dell'autoflagellazione sono due, tre idee che ci raccontano migliaia di volte dal 1860 a oggi. Le risulta che sia cambiato qualcosa, con qualche eccezione magari molto, a Bari. Molto. Allora se lei dice che tutto sta bene, io non so perché stasera stiamo parlando di questo. Salerno non è Napoli, posso dire, Salerno è molto più pulita di Napoli. Io sto in una classe di è ragazzi. Così, Salerno, c'è stato lei a Salerno? Certo. L'ha vista? Allora certo. Sa che certo. Anche in Campania le realtà sono diversissime. L'occupazione è perfetta, Avellino è diversa da Napoli. Abbiamo risolto la questione meridionale, tanto non aggiungiamo nulla a quello che ci siamo detto. È così. Ho sentito parlare da lei almeno una quindicina di volte, lei ha usato il termine guerra. Ed è proprio qui il primo punto di disaccordo totale, perché noi la riteniamo invece per quello che normalmente si ritiene, secondo le definizioni più logiche, cioè è un'invasione coloniale, una guerra mai dichiarata. Quindi, questo lo dice nella quarta ricopertina. Però stasera, io dico stasera, ha usato la parola guerra. Quindi non una è mai... guerra non dichiarata, che cioè, è un'invasione coloniale. Diciamo le parole come sono, cioè, usiamo le definizioni giuste. Un'invasione coloniale con la quale si è invaso un regno pacifico che non aveva una guerra aperta con nessun altro stato al mondo. Quindi chiariamo questa piccola cosa, che già crea molta diversità tra nord e sud. Poi ci sono state diverse cose, lei parla di fenestrelle, io le posso far vedere, ho dei documenti originari dell'archivio di Stato in cui ho ritracciato dei soldati borbonici, lei definisce soldati borbonici, io non so, ma no, definisce brigati. Ma scusi, ci ha fatto discutere se noi c'avevi i documenti, ci tirava fuori. Infatti, ce l'ho, ma ce l'ho. Abbiamo messo oppure, parliamo, ecco, il dottor La Terza ha parlato delle ferrovie, il piano del Melisurgo prevedeva, era addirittura più avanti di 150 anni rispetto a Trenitalia, perché voleva far passare la ferrovia più a nord di dove passa lei. Dai, la domanda per favore. Voglio dire, ne ha parlato Cennavo di queste cose, dai. E quindi voglio dire, lei è almeno informato che recentemente un giornalista Rai è stato licenziato per aver usato definizioni razzistiche nei confronti dei napoletani, e lei parla di razzismo meridionale contro i settentrionali. Non ho altro da aggiungere. Non so bene qual è la domanda. Sì, la domanda è se sono informato. No, ma certo che lo so. Ma certo che lo so che un giornalista al nord, potrei aggiungere di origine meridionale come il cognome, ma sarebbe una sciocchezza. Sì, amendo. Comunque, e chi è? Ma certo! Devo dirlo, mi alzo in piedi a dirlo. Al nord è pieno di imbecilli, come al sud. Ovunque è pieno di imbecilli. Al nord è pieno di imbecilli razzisti. Non sono tutti imbecilli razzisti, ma ce ne sono. Tra i tifosi di calcio poi in modo particolare. E certo che c'è stato un episodio scandaloso in cui un giornalista ha dato corda a dei tifosi di calcio che dicevano i napoletani puzzano. Certo che sì. Io questo lo trovo sostanzialmente equivalente al fatto che a me si scriva
barbero e piemontese, tanto basta per definire la sua ricerca un cumulo di menzogne, che è uno dei primi interventi sul sito della La Terza il giorno stesso in cui il libro era uscito in libreria e difficilmente avevano avuto tempo di analizzarlo. Io quello lo chiamo razzismo, abbia pazienza, lo è, indipendentemente dal fatto che al nord c'è un razzismo antimeridionale. Poi lei potrebbe dirmi, qui al sud abbiamo più motivi per essere razzisti e incazzati con il nord. Potremmo discuterne a lungo. Io credo che c'è un momento in cui bisogna fermarsi e tutta la propria indignazione non può e non deve diventare insulto automatico verso chi viene da un'altra parte. Perché sennò quando arriva un tedesco in Italia noi dovremmo automaticamente insultarlo e cacciarlo via per quello che ci ha fatto. Io credo che a un certo momento la gente qua stasera debba andare un po' con le idee più chiare e anche con una mediazione. Cosa voglio dire? E mi riallaccio a quello che dicevi tu prima. Vediamo cosa si sta facendo oggi. Secondo me, professor Barbetti, cosa fa adesso una buona parte anche della cultura settentrionale? Riscopre questi drammi, sono una parte della nostra storia. Il sindaco di Vicenza, a cui città nella quale c'è la lapide che ricorda il conte Negri, ecco, ha fatto una bellissima cosa. Ha detto, dobbiamo dedicare una strada della nostra città a Ponte Landolf, che Negri aveva distrutto, e ha fatto la cosa più intelligente che un sindaco del nord potesse fare, e magari la fanno altre centinaia, migliaia di sindaci del nord. Sembra una banalità, ma non lo è affatto. Cioè, se a un certo momento un governo turco, fra un anno, riconosce il genocidio di armeni, si riappropria di una parte veramente indecente, ignobile, della storia turca, non solo della storia degli armeni, io me ne occupo un po', lui lo sa, Lino Patrullo lo sa. Quindi è questo il discorso di fondo, per cui nessuno crede, al di là di qualcuno che le ha mandato la mail offensiva, nessuno contesta il suo valore, la sua serietà. Io le ho detto prima, è giusto che la storia la facciano gli storici innanzitutto, poi ci sono i giornalisti, ci sono gli appassionati come noi, eccetera, eccetera. Sono però delle tematiche su cui le corde emotive vengono toccate, su questo non c'è dubbio. Se lei dice che Fenestrelle le pare un po' un centro sacrale della memoria di una, io dico sì. Io ancora non ci sono andato, però ci voglio andare perché secondo me quello è stato un luogo di dolore. Poi a un certo momento, indubbiamente un luogo di dolore, possiamo vedere se i morti sono di più o sono di meno, è tutto accademico. Lei come la vede questo? Non crede che a un certo momento bisogna cercare di conoscersi per riannodare i fili? Una memoria almeno rispettata, non dico condivisa, rispettata, grazie. Su questo ha molto ragione, una memoria non condivisa, perché la memoria non sarà mai condivisa. La memoria è quella di ognuno di noi e sarà sempre diversa. Quello che può essere condiviso è la storia, e cioè la memoria può essere rispettata. Tu puoi dire, eravamo da due parti diverse, ma ti rispetto comunque. E poi però la sintesi, la condivisione può avvenire soltanto con la storia. Quando cioè prima o poi si arriva, cerco di venirle incontro, prima o poi si comincia a dire, beh, tutto sommato di questi avvenimenti, di cosa è successo davvero, una certa idea cominciamo ad averla. A me viene sempre in mente, quando parlo di queste cose, l'esempio degli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti sono un paese che negli stessi anni in cui avvenivano le cose di cui parliamo noi, hanno combattuto una terrificante guerra civile che ha fatto, e questo è documentato grosso modo, 600.000 morti e che ha straziato il paese, e lì davvero quelli del nord hanno invaso il sud bruciando e distruggendo, e le ferite sono rimaste aperte per decenni negli Stati Uniti. Oggi, negli Stati Uniti, la memoria è rispettata. Al sud, sui municipi, sventola la bandiera sudista e non dà fastidio a nessuno. E ognuno ricorda i propri caduti, dopodiché nessuno rimetterebbe in discussione il fatto che era meglio se andava in un altro modo, e soprattutto nessuno si sogna di dire voi sporchi nordisti, voi sporchi sudisti, nessuno. E al tempo stesso quegli avvenimenti li conoscono a fondo. Esistono maree di libri, le librerie hanno scaffali enormi di libri che studiano ogni singolo aspetto della guerra civile americana, scritti da studiosi che dopo aver visto un po' di documenti hanno avuto l'impressione di poter scrivere. Professore, posso fare una domanda? Gli Stati Uniti hanno risarcito anche gli indiani d'America, come lei sa. È possibile che
al di là dei torti delle ragioni, al di là dell'interpretazione dei documenti, di tutte queste storie di cui stiamo parlando stasera, che in nessuna occasione, lo si è fatto per Salò, in nessuna occasione si siano mai ricordati i morti dei meridionali del Risorgimento. Ma ascoltate un attimo però, i morti meridionali del Risorgimento, chi sono esattamente? Quando Garibaldi sbarca in Sicilia, trova una Sicilia insorta, e combatte, non certo con i suoi 1000 uomini, ma con le squadre siciliane. Questa è una grande bugia. Ah, dice, l'ha fatto solo con 1000 uomini. Vabbè, se preferisce questa idea, che lui da solo con 1000 uomini. Dirà fra poco una grande bugia. Va bene. No, scusate. Ma tanto sappiamo che su questo non siete d'accordo col professore. Dai, non è un no, momento, ma invece siamo perfettamente d'accordo, magari no. Io lo so benissimo che le squadre siciliane sono state anche in parte levate dai baroni con l'aiuto dei loro campieri, delle squadre mafiose. Certo, dopodiché se lei ritiene che tutti quei meridionali che ci hanno creduto nell'Unità d'Italia, nella Rivoluzione, sono andati con Garibaldi, fossero tutti mafiosi, contento lei. Okay. Io non credo affatto che sia così. E anche no, certo non si risponde. Però devo quindi rispondere io. Anche quelli sono caduti meridionali. Quando Garibaldi, alla fine, l'esercito garibaldino conta circa 50.000 uomini, 63, di cui circa 63. Metà sono meridionali. No. Abbia pazienza, lei conosce bene quanto meno. No, e sai chi l'ha fatta la ricerca? Il suo archivio di Stato di Torino. Stavo per dirlo, ma non lo dico per pazienza, sia mai. I 1000 di Garibaldi erano 63.000 alla fine della campagna, e un signore che si chiama Alfonso Scirocco, che non mi pare di simpatia al Borbone, che ci ho fatto 3 esami a lettere, era un docente insomma molto stimato di storia del Risorgimento, citatissimo nel suo libro, ci ho lavorato per 3 anni in archivio con Scirocco. Scirocco dice che in realtà di quel pacchetto di 63.000 persone, 45.000 erano tutti del centro-nord e il resto erano del sud, altro che metà, la popolazione era molto più bassa, e ce lo rivela anche il dato di una ricerca fatta proprio l'anno scorso dall'archivio di Stato di Torino. Erano percentuali minime quelle dei meridionali. Per giunta, di questi 63.000 erano, dice Scirocco, si trattava in gran parte di militari misteriosamente congedati o disertori dell'esercito sabaudo. Se poi vogliamo ancora raccontare la storiella di quelle 1000, quelle nostre. Come facevano dei meridionali a essere soldati dell'esercito sabaudo? Erano infatti non c'erano i meridionali, erano 45.000 del centro-nord, 45.000 del centro-nord e 18.000 in gran parte meridionale. Si trattava di quelli che, vi invito a leggere il libro di Paolo Magri, che è uscito qualche giorno fa, dice si trattava di uomini mandati lì, in sostanza da quella che poi dopo avremmo definito mafia, che Rocco Chinnici dice prima non esisteva, con l'Unità d'Italia esiste. Rocco Chinnici, forse ne sappiamo qualcosa di più di me e di lei. Posso solo dire una cosa, Rino, poi chiudiamo così, perché se no resta sospeso sto discorso dell'attendibilità delle fonti e del libro del nostro caro professor Barbero. Quando Cesari mette a posto le carte che dovrebbero interessarci riguardano anche questi argomenti, dice in realtà stiamo attenti perché bisogna fare evidenziare i più bei fatti d'arme, le promozioni, le perdite, le ricompense di parte militare italiana. In una busta del fondo brigantaggio conservata a Roma, nell'archivio che lei però non ha letto, c'è un ufficiale che dice, mi raccomando ai suoi uomini, nelle documentazioni ufficiali, evitate con ogni cura la parola fucilazioni. Lo dice un ufficiale sabaudo piemontese. Allora, professore, con tutto l'affetto, ma qualcuno veramente può credere che ufficiali dello stesso esercito sabaudo, di fronte agli stessi nemici, al sud dicono, ne ho fucilati 300, briganti e non briganti, e al nord procurano le coperte a fenestrelle per non far via freddo i prigionieri napoletani. Professore, è poco credibile, e non ci troviamo tra l'altro nemmeno con tutto il resto dei dati che voleva avere la possibilità di citare, perché non ci troviamo, l'errore di fondo è che non ci troviamo con le cifre, professore, questo libro non risponde alla domanda delle domande che ci stiamo facendo la centro, che fine hanno fatto i nostri soldati, lei non risponde a questa domanda. Dico una parola, però la devo dire, io dico soltanto una parola, lei ha usato una parola, ancora una volta la gente parlando esprime quello che prova veramente, lei ha usato la parola credere. A lei non interessa che una cosa sia dimostrata e che quindi si possa dire lo so. A lei interessa quello che si può o si vuole credere. E se lei mi dice, io non ci credo anche se è dimostrato, perché non ci voglio credere? E questo è il livello del dibattito. Non è Dio, è Fumello, è un ufficiale tabau. Di che parliamo? Buonasera, innanzitutto ringrazio il professore per aver accettato questo confronto. Sono un imprenditore. Ho sentito parlare prima... il Sud deve prendere coscienza, deve essere consapevole delle proprie forze e quindi deve in qualche modo risollevarsi da solo. Su questo concordo. Con molti sacrifici esporto anche in Australia. I tassi di interesse tirati fuori dall'Istat, i
casi di interesse bancari. Sono 4,75% in Trentino, 5% in Lombardia, 10,47% a Reggio Calabria. Qui non siamo messi così, cioè siamo su quei livelli. È evidente che se io chiedo 200.000 euro, questa differenza di tassi fa davvero una grande differenza. Cioè qui si sta parlando di concorrenza sleale. Non lo dite a loro, insomma, hanno lo stesso problema. E quindi è difficile che qualcuno mi dica si tiri sulle maniche. È difficile che qualcuno mi dica che io vengo da Milano da poco. È difficile che qualcuno mi dica che prendo il treno, vado a Barletta, scendo a Barletta, vado a Bologna, questa cosa succede nella notte, scendo a Bologna, prendo il treno, vado a Milano, scendo di nuovo, vado a Brescia. Non siamo in parità. Se io prendo una freccia rossa e sono a Milano, ma io mi sposto in un'ora, io invece devo passare la notte, prendere un albergo, pensare poi domani, perché se io vado a fare un contratto non ci posso andare con uno scelto. Queste sono le parità di condizioni di cui parlavamo, ecco. Dai, arriva la domanda, ti prego. La domanda è cosa io devo tirarmi sulle mani? Perché mi dicono ancora che mi devo tirare sulle mani? Io non devo tirarmi sulle mani, io ce le ho così su che praticamente non ce le ho, me le sono tagliate le mani. Grazie. Perché non chiudete l'orrido museo Lombroso e ci portate le scolaresche ancora a insegnare una cosa che non ha nessun fondamento scientifico? È una cosa vergognosa, esatto, il museo Lombroso. A chi ti rivolgi? Ci portate a chi? Le scolaresche del nord. Io personalmente. No. Guardi, non si atteggi a vittima, però nessuno di loro ha speso una parola perché questo accadesse. Piemontesi. Per Fenestrelle sì, per Lombroso no. Lombroso perché Lombroso ha ragione, noi nasciamo già delinquenti. Grazie, io sono un delinquente. Se facessi un libro su Lombroso, no, me lo pubblichi. Ci risparmi. Ma come ci risparmi? Abbia pazienza, no, signora mia. Un istante fa ridevate di me perché non mi sono occupato di Fenestrelle, grave errore evidentemente, non si deve parlare di questo argomento, e non mi sono occupato del Museo Lombroso. Nel momento in cui dico, ha ragione, perché io in effetti non lo so. Se Lombroso, se lei ha qui i libri di Lombroso, le citazioni precise, se lei sa, no signora, ma per favore, avete pazienza, quando uno dice Lombroso ha affermato che tutti i meridionali sono delinquenti per natura, io posso dire mi stupisce e tuttavia potrebbe darsi, andiamo a vedere i libri di Lombroso e se lui ha affermato questo, ha affermato un'immensa stupidaggine naturalmente. Il che non significa naturalmente che un museo Lombroso sia fatto per dire alla gente guardate com'era bravo Lombroso, perché tutti sanno che al di là di un'eventuale opinione razzista sui meridionali, Lombroso aveva delle teorie scientifiche completamente sballate, non condivise da moltissimi al suo tempo naturalmente. La sua idea era che i criminali e più in generale i devianti nascono così. E quindi Lombroso guardava un ladro piemontese e diceva un ladro nato, e guardava un brigante calabrese e diceva un brigante nato. E tutte queste cose sono un momento importante, drammatico, della storia della scienza. Il Museo Lombroso è fatto per raccontare e spiegare come le classi dirigenti e gli scienziati in quel momento vedevano le cose. Dopodiché, per carità, se dovesse venire fuori che effettivamente Lombroso si è impegnato a sostenere che tutti i meridionali sono delinquenti per natura, potrei anche essere d'accordo a dire non importa l'interesse scientifico, chiudiamolo quel museo. Però io aspetto che uno chiunque di voi mi mandi una mail dicendomi pagina tale dell'opera tale di Lombroso. Ci posso credere, ripeto, ma non sono mai andato a vedere. Aspetto di vederlo. Dopodiché non capisco bene perché non dovrei studiarlo questo argomento, signora, nel momento in cui siamo qua che ci diciamo dovremmo saperne di più. Ma facciamo parlare un giovane. No, voglio dire, no, poi dobbiamo chiudere. Voglio solo dire questo, in realtà qualche anno fa, quando nel 1992 ho pubblicato il mio primo libro legato alle industrie napoletane, mi sono contato in archivio, tanto per stare in tema, 5.000 fabbriche in tutto il sud continentale, con percentuali di occupati molto più alte rispetto a quella dell'Italia del centro e del nord. Qualche mese fa due ricercatori della Banca d'Italia hanno messo in evidenza un dato, si chiamano Fenaltea e Ciccarelli, hanno scritto un saggio in inglese che si può scaricare gratuitamente anche su internet, sui quaderni in inglese della Banca d'Italia, in cui vengono fuori questi dati.
al sud le industrie erano in percentuale pari o superiore a quello del resto del nord. Mi scusi professore, altro che mito della Borbonia Phoenix. Qualche giorno fa è uscito un saggio recensito dalla Sole 24 Ore di una studiosa che non mi pare neoborbonica, che si chiama Stéphanie Collet, è una studiosa dell'Università di Bruxelles, la quale ha scritto, con tanto di titolo a 9 colonne sparato al Sole, che non è il Corriere dei Piccoli, il Sud, prima dell'Unità d'Italia, era finanziariamente come la Germania di oggi, dati alla mano. Altro che il mito della Borbonia Phoenix, caro professore. Io, per dirle che cosa? Per dire che in realtà, qualche anno fa, quando questi pazzi parlavano di fabbriche, quando questi pazzi parlavano di percentuali di finanziarie alte rispetto a quello del resto dell'Italia, quando questi pazzi ricordavano i caduti di Ponte Landolfo e i massacrati di Ponte Landolfo e di Casalduni, tutti dicevano che erano storie che non esistevano e che non c'erano documenti. L'anno scorso il Presidente della Repubblica Napolitano ha salutato i cittadini di Ponte Landolfo dichiarandoli tutto sommato, anche se nella sostanza è una città martire, perché figli di una storia messa ai margini dalla storiografia. Questo per dirle che cosa? Che probabilmente, se con un pizzico di umiltà in più, con un pizzico anche, devo dirle, di gentilezza in più, lei avesse trattato questo tema, probabilmente staremmo qui stasera a fare un dibattito diverso. E probabilmente può darsi, è un appuntamento, è un augurio che ci facciamo tutti quanti noi, che fra 5 anni, quando le ricerche veramente potranno dirsi chiuse, altro che chiuse con un semplice libro e con delle semplici ricerche su 2 anni e 6 mesi di lavoro in archivio, probabilmente la sintesi potrebbe essere nettamente diversa da quella che sta venendo fuori stasera. Io le do solo un dato che mi amareggia moltissimo e che non ho trovato nel suo libro, perché lei, ripeto, negli archivi nostri al sud non c'è passato. Non ci risulta fino adesso un solo rientro di quei 58.000 meridionali che sono stati deportati, secondo noi, al nord nelle loro terre di origine. Lei dice che si sono arruolati tranquillamente, che la sera magari ballavano e cantavano e che tutto a posto abbiamo risolto i problemi. Non è così. Lei non cita i 12.000 portati, anzi deportati in Sardegna, e li cita Scirocco, che certamente non è anno borbonico. Non ci risultano all'appello diverse migliaia di persone, che non sono statistica, sono vite umane in gran parte giovani, che, di cui potevamo anche avere bisogno. Io ti dico solo questo. Nel frattempo, mentre le ricerche chiudono, noi pretendiamo, non glielo chiedo ma lo pretendo, più rispetto per la nostra storia. Semplicemente così. No, vabbè, d'accordo, rinuncio a dire quello che volevo dire, cioè che anch'io pretenderei un po' di rispetto per me e che non si stesse continuamente a sindacare di cosa mi indigno e di cosa no, e ad accusarmi di scarsa gentilezza, di cui veramente, onestamente, non so, ma comunque rinuncio a come stavo dicendo. Leggete il libro. Io volevo rispondere... Volevo rispondere al signore, poi prenderà il suo nome, insomma, che è intervenuto. D'Angelo, io non ho detto, o se l'ho detto mi sono sbagliato, spero di non averlo detto, bisogna rimboccarci le maniche, perché trovo questa espressione sbagliata, perché come lei ci ha spiegato, non solo lei, ma tanti di noi se le rimboccano da molto tempo. Io ho detto un'altra cosa, ho detto noi abbiamo molte qualità e ho detto anche che queste qualità non sono uguali a Bari, a Lecce, a Napoli, a Palermo. Alcune sì, ma magari quelle che abbiamo in comune ce le abbiamo in comune anche con i milanesi o i torinesi, vedi caso. Alcune qualità dei baresi sono molto simili ad altre che ce l'hanno a Milano. Io ho detto, non ci dobbiamo rimboccare le maniche, ho detto una cosa diversa. Ho detto, noi dobbiamo valorizzare queste qualità. Dobbiamo riconoscere, esserne fieri, farne memoria e lavorare su quelle, perché è solo da questo che possiamo sperare di avere migliori ferrovie, migliori ospedali, migliori scuole. Non lo possiamo sperare da altri, non lo possiamo sperare da altri, anche se urliamo, lo possiamo sperare solo da noi deve venire riscatto. Primo, volevo dirvi una cosa, io sono molto contento di questa discussione, vi ringrazio moltissimo, ringrazio ogni singola persona che è venuta, per la passione che ci ha messo e per l'intelligenza. E perché credo, questo lo dico anche al professor De Crescenzo, che ringrazio molto per aver fatto i chilometri, essere venuto qui a discutere con noi, gli sono grato e lo ringrazio. Credo che esistono sempre verità provvisorie, va bene? Tutto può essere messo in discussione. Però, cosa? Funzionare la politica. Guardi che quello che noi abbiamo fatto stasera è politica, perché la politica è una cosa molto alta e noi abbiamo pubblicato i libri di Aristotele e io non ci sto a pensare che la politica è solo quella che si vede in televisione e talk show. Non ci sto. La politica nel senso migliore la facciamo noi. In che senso? Nessuno di noi torna a casa che ha cambiato idea, non è questo il punto. Il punto è che ognuno di noi si è confrontato, rispettando una cosa però che mi sembra molto importante, e cioè che così come quando io discuto di medicinali con un medico,
io so che quella ha una competenza specifica, dopodiché posso discuterne e posso dire ti sei sbagliato e sappiamo quante volte, però ce l'ha. E io credo che Barbero ha cercato di fare il mestiere che sa fare, che gli è riconosciuto nel mondo, i suoi libri sono tradotti in tante lingue. Poi aver sbagliato, certo, tutti gli storici, anche quelli che fanno la storia del fascismo, anche quelli che fanno la storia del risorgimento, si possono sbagliare, però si parte da una ricerca delle fonti. Ci tenevo a dire una cosa, professor De Crescenzo. Io, diciamo, nei confronti di Napoli, non solo non ho nessun pregiudizio, ma è una città fantastica, ma non solo perché mia moglie ci abita, ma perché so che al di là di tutte le cose che potrei dire, e che sono abbastanza ovvie, non so se avete visto il film Passione di Turturro, è un film meraviglioso, dove c'è dentro l'anima musicale di quella città, e la musica è una delle cose più belle, più profonde, più serie, più solide. Ma questo può essere uno stereotipo, va bene? Nell'Università di Napoli ci sono dei centri di eccellenza assoluti, assoluti. Ci sono alcuni tra i migliori medici che ci sono non solo in Italia, nel mondo. Quindi io credo che Napoli sia una città che ha una ricchezza, che se la sognano la gran parte delle altre città. Quello che però voglio dire è che questo non toglie che quella città ha delle caratteristiche, nel bene e nel male, diverse da quelle che hanno anche altre città campane. Allora io credo che ognuno di noi deve lavorare a Bari con i nostri limiti, che ci sono tantissimi, a Napoli, a Palermo, partendo dalle qualità, non solo dal meno, che c'è, ed è giusto che lo riconosciamo, tutti meno. Sono solo, non dico caratteristiche depressive. No, non sono, sì, solo caratteristiche depressive. Sì, perché, sono solo, perché, mi scusi, perché l'impotenza porta alla depressione. No, ma perché nelle nostre città, se noi riconosciamo le diversità, riconosciamo che non tutti i sindaci rubano allo stesso modo. Perché non guardi, che se cominciamo a dire così, se cominciamo a avere questa rappresentazione della realtà, io spero che Macri non abbia scritto che tutte le classi dirigenti meridionali sono conniventi con il Nord, perché se ha scritto questo usciamo tutti lì in strada e ci spariamo, prendiamo la pistola e ci spariamo, mentre io credo che il fatto di essere qui, di aver discusso senza nessun tornaconto, né del professor De Crescenzo, che non ci ha guadagnato niente, anzi è venuto qui con passione e ha detto le sue cose, e del professor Barbero, che a differenza di tanti suoi colleghi, tantissimi, che non avrebbero discusso nel blog, nelle assemblee pubbliche, insieme, perché si discute, come sapete, dentro le categorie, e i professori discutono con i professori. E ringrazio molto Alessandro di essere qui, ringrazio Lino di tutto quello che ha fatto, e grazie a voi di essere stati. Grazie, alla prossima.